Buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, ben trovati. Un'altra edizione dei nostri notiziari che affronterà tantissimi nodi anche oggi dalla cronaca all'attualità, passando per la politica. Ormai manca poco anche alle elezioni regionali e comunali per 41 comuni del Veneto, ma è inevitabile partire dai dati del contagio che sono particolarmente alti, sono dati record. A dire la verità, stando perlomeno all'ultimo bollettino ufficiale della Regione del Veneto con azienda zero diffuso pochissimi minuti fa, lo possiamo vedere insieme. Nella notte 232 nuovi casi di contagio, è uno dei dati più alti delle ultime settimane, forse di tutta l'estate se si considera una notte. Il dato lo possiamo vedere nel dettaglio: maglia nera è ancora una volta la provincia di Treviso con 121 casi. Allargo un attimo la tabella così possiamo scorrerla meglio. 121 casi. 121 casi che derivano da due situazioni in particolari. La prima riguarda il cluster aziendale alla Trevalli di Vazzola, l'azienda che già tanto ha fatto discutere e preoccupare in queste settimane. Poi ci sono 45 nuovi casi che arrivano da uno stock di fatto di tamponi fatti in un laboratorio privato nella seconda metà di agosto, quindi il dato è da leggere anche in tal senso, soprattutto per la provincia di Treviso, dove comunque restano veramente alti i dati del contagio nel cluster aziendale della Trevalli di Vazzola. Si dice anche che tanti di questi nuovi casi siano di importazione, quindi riguardino vacanzieri di rientro. Questo non vale solo per Treviso, ma anche per tutte le altre province. Padova 22 nuovi casi, Venezia 23, Verona 20, Vicenza 19, 0 invece nella notte a Belluno, uno soltanto a Rovigo. C'è anche da registrare un decesso in struttura ospedaliera dove le terapie intensive occupate restano di fatto 14, quindi il dato delle terapie intensive, che è un po' cartina di tornasole, è sempre fermo. Questo significa anche che in tanti casi parliamo di contagi asintomatici, quindi di soggetti che non presentano sintomi o che presentano sintomi lievi. Del resto, anche ieri il governatore Zaia ha sottolineato proprio questo: il 94% dei positivi allo stato attuale, in questo preciso momento storico, è asintomatico. Quindi il virus in qualche modo è cambiato, lo stiamo ripetendo da tante settimane, resta da vedere se rimarrà così anche nelle prossime settimane, anche in vista dell'autunno. Vi dicevo in apertura però che c'è tanta cronaca di cui dobbiamo darvi conto e a proposito partiamo con il raid di furti che si è registrato nelle ultime 24 ore a Paese, quindi siamo nella cintura urbana di Treviso e siamo collegati, la vedo collegata con il sindaco di Paese Katia Uberti. Buongiorno sindaco. Sì, buongiorno a voi. Sì. Ecco, ci può aggiornare su quanto successo a Paese nelle ultime 24 ore? Ci sono arrivate anche in redazione numerosissime segnalazioni. Cos'è successo? Allora, no, niente di allarmante, nel senso che ho parlato anche in mattinata con il comandante della stazione dei Carabinieri. In realtà sono i furti compiuti nelle ultime settimane sono in totale 7, quindi non sono così allarmanti i dati. Il problema è capire, perché si scrive sui social, si scrivono a voi, avranno inviato segnalazioni, però a livello di forze dell'ordine non ci sono questi dati. Quindi è importante che vengano comunicate anche alle forze dell'ordine, vengano fatte le denunce. Ci sono alcuni furti, solo alcuni furti e parecchi tentati furti. Ecco, questo
Questo comincia a preoccupare, i tentati furti, quindi insieme ovviamente ci stiamo coordinando come forze dell'ordine per intensificare i controlli. Differentemente rispetto agli anni passati è cambiato l'orario, normalmente ci si concentrava per lo più prima, orario prima e post cena, al momento questi furti vengono compiuti in tarda serata, prima nottata, parliamo dalle 23, mezzanotte in poi, ecco. Quindi attenzione, chiudete i balconi perché purtroppo quei pochi furti che sono stati compiuti, ripeto, sono 7, però non nelle ultime 24 ore. Mi parlava il comandante della stazione dei carabinieri nelle ultime 10-15 giorni, quindi e peraltro sono dati che si stanno verificando anche nei comuni limitrofi, non c'è la concentrazione solamente a paese. E va da sé che se ci sono delle situazioni, vanno segnalate oltre che ovviamente alla redazione vostra, ai giornali e ai social, è importante comunicarle alle forze dell'ordine, perché attualmente i dati che abbiamo in mano non sono per niente preoccupanti, sono come dicevo 7 furti e qualche tentato furto in alcune vie nelle quali stiamo concentrando ora i controlli. Ecco, un invito, un appello farei alla cittadinanza. Di essere collaborativa nel momento in cui si vedono auto sospette o persone sospette, chiamateci, chiamate la stazione dei carabinieri nel caso di domenica, altrimenti sabato è operativa anche la polizia locale. Cercheremo di intensificare i turni notturni nostri, non più durante la settimana, ma concentrarli magari verso il fine settimana. Ma è importante sapere, è importante capire tutte le movimentazioni un po' anomale presenti nel territorio, perché ci siamo come forze dell'ordine, ci siamo anche come carabinieri, stiamo coordinando un'azione insieme e quindi vogliamo presidiare il territorio. Però ripeto, è importante che veniamo a conoscenza anche noi dei dati, perché Certo. lo stesso comandante dice: guardi, sindaco, tranquilla, perché non è così allarmante come sembra, perché anch'io sono la prima che mi sono preoccupato di cosa sta Certo. succedendo. Va bene, Perché usciamo da un periodo di Covid e di chiusura, però non aggiungiamo ulteriori problemi a quelli che già sono esistenti. Quindi ecco, massima collaborazione e sicuramente c'è un intervento immediato adesso delle forze dell'ordine. assolutamente, sindaco. State vagliando anche i sistemi di videosorveglianza, torneranno buoni anche quelli? Sì. Ripeto, però è tutto concentrato rispetto ai furti degli anni passati, è concentrato nelle ore notturne, quindi dalle 23 in poi, e quindi risulta anche difficile. Sì, abbiamo le videosorveglianze, però per quello chiedevo prima e vorrei fare un ulteriore appello. Segnalate qualsiasi movimento, visto io ho già dato indicazioni alle forze dell'ordine di alcune vie per le quali ho visto appunto o messaggi in privato o alla pagina di sindaco, qualche cittadino mi ha detto: guarda che qui stanno bazzicando, quindi non appena mi arrivano le segnalazioni io le inoltro. Però è importante avvisare anche i carabinieri, perché ovviamente la polizia il giorno della domenica non è in servizio, quindi e comunque si è dimostrato, il comandante dei carabinieri ha intensificato anche lui, mi ha detto, i Certo. controlli, dice: siamo qui, avvisateci perché abbiamo le pattuglie nel territorio, non appena veniamo a conoscenza della cosa ci precipitiamo nella zona interessata. Sindaco, grazie davvero per la disponibilità. Buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, sindaco. Grazie a Arrivederci. Katia Uberti, sindaco di Paese. Non so se siamo collegati con un altro sindaco, ecco, lo vedo già collegato, perfetto, con il sindaco di Montebelluna, Marzio Favero, perché ieri sera verso le 7 nel cuore di Montebelluna si sono verificate scene da Far West, pare sindaco, con la polizia locale che ha tentato di fermare un motociclista, se non sbaglio, e poi appunto questo non si è fermato, c'è stato un inseguimento. Insomma, che cos'è successo, sindaco? Buongiorno intanto. No, in realtà era un automobilista, un agente si era già accorto che il suo comportamento era irregolare alla guida e quindi è scattata una segnalazione che ha portato le pattuglie che erano presenti in città a cercare di individuare l'autoveicolo. A bordo c'era un pregiudicato, probabilmente aveva assunto oltre che alcol anche droghe e questo, quando ha visto la pattuglia degli agenti, è scappato per la città, è andato in contromano in alcune vie, a un certo momento è stato intercettato da un nostro agente in scooter e ha innestato la retromarcia per
per cercare di colpirlo, poi è fuggito ancora una volta e alla fine si è schiantato da solo presso la rotatoria di Piazza 4 Novembre. È una scena surreale, questa persona non è di Montebelluna, è arrivata ieri in città, fa parte di una famiglia di malavitosi, adesso è stato arrestato perché quando si è schiantato ha comunque cercato di scappare e ha opposto resistenza agli agenti della polizia locale, uno è stato colpito da una sua gomitata al volto e Addirittura. a una prognosi per 5 giorni. E dico la verità, poi per fortuna sono arrivati anche i carabinieri e adesso si becca una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e atti di violenza. Quindi, sindaco, un vigile è stato speronato in scooter, sostanzialmente Ha tentato di speronarlo, ma non ci è riuscito. Allora è attentato. sceso dall'auto, ha buttato a terra il motorino perché nel frattempo la Sì. gente si era spostato. Poi invece c'è stata la colluttazione al momento dell'arresto. Quindi persona fuori controllo che col suo comportamento ha messo a rischio la vita di tutte le altre persone che circolavano per le strade della città, perché avrebbe potuto benissimo in tali condizioni procurare un incidente grave. Per fortuna è andata bene, un grazie ai nostri agenti della polizia locale che hanno saputo muoversi con grande abilità, stringendo una rete attorno a questo sciagurato, e un grazie anche ai carabinieri che hanno dato una mano nella fase terminale per bloccare questa persona. Questo di fatto quindi alle 7 di sera, poco meno, 18:30, 6 e mezzo di 19. sera, 7 di sera, sì. Quindi anche in un momento in cui la città è particolarmente vivace, quindi il pericolo è stato elevato da questo punto di vista Il per pericolo è la. stato elevato anche perché in questi giorni abbiamo dei lavori in corso in via Montello e non a caso lui nella zona è andato in contromano per cercare di sfuggire agli agenti e non ritrovarsi in coda. Ma ancora altri problemi legati al traffico li abbiamo perché RFI sta sistemando i binari dei treni perché è arrivata l'elettrificazione e quindi abbiamo code di autoveicoli presso i passaggi a livello. E quindi il suo comportamento è stato veramente da sventurato perché poteva causare incidenti e che avrebbero potuto essere anche gravissimi. Assolutamente, sindaco. Tra l'altro, lei in quest'ultimo periodo si è battuto parecchio contro i fenomeni di degrado nella zona della stazione. È da tempo che ha avviato delle operazioni, diciamo così, antidegrado in città, o sbaglio? Sì, qui devo un grazie veramente sentito al nostro comandante della Compagnia dei Carabinieri, Favero Gabriele, perché ha preso estremamente sul serio la questione e assieme alla nostra polizia locale, che è sempre sul pezzo, sono state condotte azioni per individuare criminali, alcuni sono stati arrestati, è stata fatta una specie di retata che ha portato a identificare anche un pregiudicato e comunque a capire chi è che recava disagio intorno alla zona della stazione. Ma teniamo alta l'attenzione perché, come sempre, le zone attorno alle stazioni sono estremamente delicate. Non dimentichiamo che sui treni viaggiano tutti i tipi di persone, dalle migliori, ahimè, alle peggiori, piccoli spacciatori, perditempo, eccetera. Chi vive nella zona di guardia ha diritto di vivere in un contesto sicuro e quindi continueremo a usare il pugno di ferro. Non perché noi si voglia essere autoritari, ma perché tutti i cittadini hanno diritto di vivere nel tessuto urbano in sicurezza. Sto pensando ai minorenni, sto pensando alle persone anziane che hanno diritto di muoversi in sicurezza. Sindaco, grazie mille, grazie e buon lavoro. Buon lavoro anche a voi. Un Grazie a saluto ai vostri Marzio, telespettatori. grazie sindaco, grazie a Marzio Favero, sindaco di Montebelluna. Questa mattina, tra l'altro, siamo sempre sulla cronaca, c'è stato un atto di protesta a Palazzo Balbi, lo potete vedere. C'è stata una vera e propria occupazione di fatto di un gruppo di attivisti del Venice Climate Camp che in questi giorni si è riunito a Venezia anche in occasione
della mostra del cinema, e questo quindi è l'atto di protesta che è avvenuto poco fa, in tarda mattinata, quindi a Palazzo Balbi, sede della giunta regionale, contro il Covid, cura comune, ricostruzione della sanità pubblica. E quindi lo vedete da questo striscione: la pandemia della Lega uccide la sanità. Questo il messaggio di protesta degli attivisti del Venice Climate Camp. Non so se è collegato con noi, anzi sì, lo vedo, perfetto. Il senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi, buongiorno senatore. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Ecco, non so, lei che è anche veneziano, quindi conosce la situazione, vuole commentare quest'ultima notizia, questa occupazione di Palazzo Balbi da parte del Venice Climate Camp? Ma guardi, mi sono appena collegato, quindi non ho capito gli elementi della protesta, quindi non vorrei dire stupidaggini. E diciamo, ecco, lo Qual è la striscione è situazione? questo: stanno protestando contro la gestione della sanità della Lega, quindi la sanità dell'emergenza in generale, e hanno occupato la sede di Palazzo Balbi proprio nella tarda mattinata. Ma guardi, per essere molto chiaro, io ritengo che il modello veneto della sanità sia un modello molto importante, che non è nato con questo governo veneto, ma nasce da decenni di storia. E nasce per far funzionare davvero bene il sistema sanitario nazionale, che, come lei sa meglio di me, è stato istituito nel nostro paese con una legge importantissima, a prima firma della loro ministra Tina Anselmi, che è dell'istituzione del sistema sanitario nazionale. Ora, questo sistema sanitario nazionale è assolutamente da proteggere. So benissimo che, a differenza di quello che pensano molti, alcuni forze, soprattutto del centrodestra regionale, volevano invece portare un sistema molto più privatistico sul modello leghista lombardo anche in Veneto, e negli scorsi anni c'è stata una battaglia anche da parte nostra contro questo, perché invece noi riteniamo che il modello sanitario pubblico debba rimanere tale, garantito per tutti, a farsi l'accesso di grande qualità senza spese per i cittadini. Le ricordo anche che proprio in questi giorni, dal 1º settembre, da 3 giorni, per la prima volta si è ritornato all'azzeramento del super ticket per volontà del nostro governo nazionale. Cioè i cittadini non devono pagare gli euro del super ticket per le prestazioni. Questo è un modello da portare avanti con grande determinazione. È poi un modello da far crescere, perché bisogna sempre di più diffondere la rete di base di medici locali, di medici di base, di medici di famiglia, con l'integrazione, con l'unificazione delle competenze all'interno anche di strutture sanitarie comuni tra di loro, con una spinta davvero, un aiuto davvero però da parte della regione, perché è evidente che la regione, essendo competente della materia della sanità, deve essere parte attiva in questo processo, e invece fino ad oggi non ha assolutamente agevolato, purtroppo, se non a macchia di leopardo, la costruzione di una rete territoriale, che invece è il vero motore, il vero modo per contrastare anche la pandemia. È questa che sta funzionando, e in parte ha funzionato anche in Veneto. La rete locale, il primo intervento, il contatto diretto tra i cittadini e i medici di base. Questa è la dimensione che dobbiamo potenziare. Ecco, tra l'altro proprio la gestione della sanità è uno dei temi della campagna elettorale in vista delle regionali. Le chiedo qual è la ricetta, diciamo così, del Partito Democratico sia a livello regionale che nazionale su questo fronte, senatore Ferrazzi? Ma innanzitutto bisogna far finita una volta per tutte con tutte le sciocchezze che vengono dette sul MES, cosiddetto MES, il Fondo Europeo contro la pandemia. Sono 35 miliardi che l'Europa mette a disposizione dei nostri cittadini proprio per potenziare il sistema della sanità. Vogliamo buttarli via? Non vogliamo prenderli? Perché vede, l'opposizione purtroppo a questa cosa è trasversale. È trasversale. Devo dire, c'è una resistenza anche di 5 Stelle, una parte di 5 Stelle, ma non è Certo. solo questo, anche Salvini sta facendo una battaglia contro questa cosa, ed è una cosa assolutamente insensata. Ci danno 35 miliardi, quindi vuol dire per il Veneto circa 4-5 miliardi, per il potenziamento della sanità pubblica. Questi
per migliorare i servizi, per abbattere i costi ai cittadini, per potenziare e migliorare, per esempio, tutte le cosiddette le case, di una volta si chiamavano di riposo per gli anziani e via dicendo. Risparmiamo 300 milioni all'anno con questi soldi che ci danno dall'Europa, 5 miliardi nel lungo periodo di tasso di interesse. Ma di cosa stiamo parlando? Perché ci sono ancora le bandierine ideologiche. Oltre al SURE, 27 miliardi che portiamo a casa grazie al lavoro del nostro governo da Bruxelles per il lavoro e i 209 milioni che portiamo a casa dal Recovery Fund, dobbiamo portare a casa per i nostri cittadini anche questi 35 milioni, di cui 4, scusi, miliardi, di cui 4-5 miliardi per i Veneti. Ma si riuscirà in questa impresa? Perché le resistenze, lei di fatto lo ha fatto intendere bene, le resistenze sono tante e sono trasversali. Sì, ma devono essere motivate, vede, e bisogna dirlo ai cittadini. Il MES, che era stato voluto dal governo di centrodestra all'inizio degli anni 2000, non è più quello di una volta, è totalmente cambiato. 4 giorni fa il commissario europeo per l'economia, Paolo Gentiloni, è venuto qui da noi, nelle commissioni riunite Camera e Senato, e ha proprio spiegato quanto già si sa, ma ha dovuto dirlo in maniera ufficiale nella sede istituzionale, che il MES non ha nessuna condizionalità. La fonte di finanziamento, la linea di credito, ha cambiato anche nome, si chiama Pandemic Fund proprio perché è legato alla pandemia. L'unica condizionalità è legata al fatto che quei soldi devono essere spesi per la sanità. Punto. Chi racconta altre cose racconta balle ed è bene che i cittadini lo sappiano. Io sono ottimista e su questo il Partito Democratico farà una battaglia. A proposito di battaglie, lei ne sta portando avanti una a suon di emendamenti all'interno del decreto semplificazione per l'autorità portuale anche di Venezia. Ce la vuole spiegare? Sì, a dire il vero ne sto portando avanti più due di battaglie. Ma la bella notizia è che insomma stanno andando in porto e sono molto contento che nel decreto semplificazione che verrà votato oggi in Senato nella conversione in legge sono stati accolti moltissimi miei emendamenti a prima firma, tra cui anche questo che lei citava e che riguarda un dato molto semplice. I porti sono un'infrastruttura di carattere nazionale fondamentale, pensiamo per Venezia, per tutto il territorio del nord-est, cosa vuol dire il porto di Venezia, ma non solo, anche in parte il porto di Chioggia, ma anche il porto di Trieste, e noi dobbiamo tutelarlo dalle beghe e becchette locali. Non è possibile che un presidente o un comitato di gestione venga messo in discussione da beghe politiche locali e non invece semplicemente guardando la qualità dell'operato. Il mio emendamento toglie la possibilità di mandare a casa un presidente per beghe politiche locali e invece introduce la possibilità di verificare davvero la qualità dell'operato. Quel presidente, quel comitato di gestione sta ben lavorando, sta rispondendo a quello che la legge stabilisce, lo sta facendo con competenza oppure sta facendo danni. Ecco, nel primo caso deve essere confermato, nel secondo caso deve essere mandato a casa. Molto chiaro, senatore. Le chiedo, anche un'ultima battuta, è doverosa, sulla scuola. Che inizio di anno scolastico, sarà? Siamo un po' nel caos per certi versi, tra dirigenti scolastici che stanno correndo ai ripari, amministrazioni locali che stanno cercando, nuovi, spazi. Lei che sentore ha, c'è anche stato un rendezvous per certi versi all'interno della stessa, maggioranza sul ruolo, della ministra Azzolina. Che inizio di anno scolastico sarà? Deve essere un anno scolastico che garantisce la scuola in presenza, come si suol dire, cioè nelle classi, perché i ragazzi non ne possono più della teledidattica, le famiglie men che meno e gli insegnanti non riescono a fare bene il loro lavoro. E allora bisogna garantire che questo accada. Ovviamente è un tema complicato perché, sa, 20-30 persone in 40 metri quadrati no, non è da poco. E quindi anche dal punto di vista della salute vanno adottati tutti i sistemi di precauzione. Confidiamo nell'intelligenza di tutti, ma soprattutto con grande determinazione bisogna arrivare a una didattica come si conviene, perché la didattica è fatta di relazione, è fatta di rapporto tra il maestro, l'insegnante, il professore e i ragazzi che devono vedersi e parlarsi, guardarsi negli occhi, e bisogna garantire che tutto questo accada.
Grazie, grazie ad Andrea Ferrazzi del Partito Democratico. Buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci a tutti. Rimaniamo a Venezia, nel veneziano, con l'evento clou, l'evento che di fatto sancisce un po' la ripartenza dei grandi eventi in Laguna e non solo. Stiamo parlando ovviamente di mostra del cinema. Subito alla partenza si sono calati due assi importanti, Pedro Almodóvar e Tilda Swinton. Vediamo. Il mio sogno più grande in questo momento è essere qui con voi a parlare a Venezia e aver lavorato con Tilda Swinton per questo film. Come dare torto al grande maestro Pedro Almodóvar, leone d'oro alla carriera per la regia nel 2019, che ripensando al Covid e al rischio di qualche mese fa risponde così. Bueno, mi maggior illusione è seguir vivo. Mi Quello che mi illude di più è che vivo. La mia seconda è che vivo facendo cinema. La mia terza è essere qui a Venezia, parlando con tutti voi. Assieme alla mia principale illusione, cioè l'essere vivo, c'è quella di lavorare con Tilda. È un privilegio. Estar vivo y trabajando con Tilda Swinton. Due leoni d'oro alla carriera insieme alla mostra, il Festival della Ripartenza a fretta e a lungo atteso, ora che è iniziato, non vuole perdere tempo. Così, subito due leoni alla partenza con Tilda Swinton, premiata proprio nella serata inaugurale del festival. Nel film The Human Voice, Tilda Swinton è una bambola e parlano le illusioni. Lei dice di amare il cinema proprio perché è illusione. I suppose the illusion that I battle with is the illusion of Suppongo che l'illusione sia quella della comunicazione, che è possibile che sia interconnessa. Sono molto interessata al fatto delle interconnessioni, non solo nella vita, ma anche nell'arte. Questo è ciò che fa sì che io sia così devota all'arte e in particolare al cinema, perché il cinema dà il là all'interconnessione. Possiamo comprenderci l'uno con l'altro, proviamoci davvero a metterci nei panni dell'altro. Oggi i primi due film del concorso principale, domani il primo titolo italiano in gara a Venezia 77. E per tutti gli aggiornamenti siamo collegati proprio con Lorenzo Maier, che abbiamo appena sentito. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Cristian, buongiorno a tutti. Oggi Ecco, che cosa ci puoi dire? Cos'è in programma oggi? alla mostra è davvero una grande giornata, una giornata che vedrà due diciamo, vite opposte incrociarsi qui alla mostra, anche se solo virtualmente. La prima è Greta Thunberg. Oggi passa fuori concorso un documentario a lei dedicato. Greta non sarà presente qui al Lido, ma tra pochi minuti, alla sala al terzo piano del Casinò, farà un collegamento via Zoom, pensate, da scuola durante la ricreazione, e parlerà ai giornalisti presenti via Zoom per 15 minuti. Un documentario fuori concorso che racconta un po' la sua storia, la sua battaglia ambientalista dagli esordi fino a quando è arrivata all'ONU, alle Nazioni Unite, a tenere il suo ormai famosissimo discorso. Perché dicevamo due opposti? Perché in serata invece arriverà a Venezia e passerà su red carpet il leader della Lega Matteo Salvini, che sarà lì alle 19:30 e che si fermerà a Venezia per 2 giorni domani e visiterà anche una fornace di Murano. E oggi la giornata dal punto di vista cinematografico non poteva essere altrimenti, è dominata dal primo titolo italiano in concorso, Padre Nostro di Claudio Noce con Pier Francesco Favino, che sarà nei panni del figlio di un genitore morto per un attentato terroristico, per cui anche questo è un film che racconta del terrorismo anche con un filo di speranza, ci auguriamo. Primo titolo italiano in concorso dei quattro che passeranno, quindi c'è davvero grande attesa qui a Lido. E Lorenzo, ovviamente è una mostra del cinema, lo stiamo dicendo da giorni, ce lo stai raccontando, diversa dal solito. Che aria si respira in questa edizione 2020? Dunque, io direi che si respira un'aria non molto festaiola, non molto diciamo inebriante con tutti gli eventi collaterali, ma comunque di grande responsabilità e di grande diciamo,
e consapevolezza e piacere anche di esserci. Ecco, si sente che la pandemia ha influenzato, però si sente anche la contentezza di essere riusciti per il primo mondo a organizzare un festival che ce ne stiamo accorgendo in questi giorni. Comunque è preso a modello un po' da tutta Europa e dal mondo, cioè tutto il mondo sta raccontando come Venezia e la mostra di Venezia stanno ripartendo, perché è un po' una prepista e ci auguriamo che possa servire anche ad altri che verranno dopo. Ricordiamo che dopo Venezia, per esempio, anche Roma è stata confermata, che dovranno mettere in atto tutti quei protocolli che qui stiamo già sperimentando, vivendo: mascherine, distanziamento, collegamenti online, prenotazioni nelle sale. Per cui ancora una volta direi che Venezia e il Veneto sono a prepista per l'Italia, meglio di così non penso. Assolutamente, Lorenzo, ma dal punto di vista dell'indotto, del turismo, negli alberghi, nei ristoranti, c'è gente? Allora, per quanto riguarda l'indotto, gli accreditati solitamente gli anni scorsi per la stampa ci giravano sui 3.000, quest'anno ci si aspettava, gli organizzatori si aspettavano una riduzione circa del 50%, un po' perché comunque le sale sono appunto a capienza ridotta del 50%, un po' perché tutti gli aerei, i grandi viaggi internazionali, soprattutto dall'America, non si possono fare. In realtà le cifre sono superiori alle aspettative, nel senso che gli accreditati ad oggi sono 2.000 rispetto ai 3.000 dell'anno scorso. C'è un calo, ma c'è comunque un buon numero, ecco, di addetti ai lavori presenti. Gli alberghi del Lido sono pressoché al completo. Oggi racconteremo questa sera nei telegiornali, abbiamo sentito anche il presidente della delegazione degli alberghi del Lido che ci parlava di un'occupazione per la prima settimana del 95%, complessivamente per l'intero periodo del festival l'occupazione è circa sull'80%, per cui c'è ancora un po' di posto, ma comunque è una percentuale molto buona di quel momento. Quindi al di là, sopra le aspettative, e questo è bene. Lorenzo, grazie mille, ovviamente nei prossimi giorni, nelle prossime edizioni ci racconterai questa mostra, quindi non mi resta che augurarti buona mostra del cinema e buon lavoro. Ciao Lorenzo. Buon lavoro a te, buongiorno. Io intanto vi do due aggiornamenti di cronaca prima di andare in pubblicità. C'è una vasta operazione della Guardia di Finanza di Rovigo che ha sequestrato una discarica abusiva di circa 7.000 metri quadrati. Questa è l'estensione dell'area sottoposta a sequestro nella zona di Badia Polesine nel corso di un'attività di controllo del territorio. L'appezzamento di terreno su cui c'è anche un edificio si trova a ridosso dell'Adige. Su di esso ignoti hanno realizzato e gestito quindi una discarica abusiva di vastissime proporzioni. L'area comprendeva pneumatici fuori uso, elettrodomestici, materiali inerte da demolizione, ma di tutto, trattori, mezzi di trasporto, quindi una discarica abusiva in senso stretto. Sono in corso accertamenti per individuare i responsabili e anche la proprietà dell'area. C'è poi il fronte veronese, il fronte caldo, caldissimo del Citrobacter all'ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento. Verrà inoltrata entro la serata alla Regione del Veneto la relazione interna con le controdeduzioni sulla nota, ormai nota, notissima vicenda dell'infezione del Citrobacter. Lo recita una nota dell'ospedale, dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Sempre oggi è previsto il sopralluogo degli ispettori del Ministero della Salute. Ancora cronaca, attualità e politica subito dopo la pubblicità. Non ho avuto paura perché mi sembrava di essermi comportato
più o meno bene, no? Anche se ho dei ragazzi giovani, per cui non potevo essere garante per tutti. Penso che su queste cose bisogna essere pragmatici, c'è un problema, dobbiamo rispettare le regole, le indicazioni che ci vengono date. Quello di Alessandro Benetton era stato il nome più altisonante tra i partecipanti alla Summerfest di Cortina il 20 agosto scorso, evento poi finito agli onori delle cronache per la presenza di un 26enne positivo al Covid. Scattato l'allarme, lo stesso Benetton, come raccontato su Instagram, si era rivolto al primario trevigiano Roberto Rigoli per effettuare il tampone, risultato negativo come per gli altri partecipanti, almeno fino a oggi. L'evento di Cortina è testimonianza del fatto che ci possono essere anche degli eventi ben organizzati dove insomma non succedono dei pasticci, conta un po' anche magari la fortuna, però conta anche la buona organizzazione. Una buona organizzazione che dovrà essere ripetuta fra pochi mesi, quando Cortina ospiterà i mondiali di sci, un'occasione di ripartenza per l'intero Veneto. Qui Benetton parla da presidente della fondazione che si occupa delle gare. Ci sentiamo responsabili di una sorta di certificazione che le cose vengono fatte bene da tutti i punti di vista. Siamo partiti con gli appalti e questo ultimo inaspettato obiettivo che ci dobbiamo dare è anche quello appunto del Covid ed assicurarci anche qui avere l'ambizione di essere un nuovo standard anche da questo punto di vista. Semplificando possiamo dire che saranno dei mondiali, o comunque questo è l'intento, dei mondiali Covid free. Beh, è un obiettivo assolutamente, anche questo sarà parte della vittoria. Questa è l'intervista che ci ha rilasciato ieri Alessandro Benetton, che la scorsa settimana era finito in quella vicenda della Summerfest di Cortina, la festa più VIP dell'estate ampezzana, guastata dalla presenza di un soggetto Covid positivo. Da lì i tamponi a tutti i partecipanti, a cominciare proprio da Benetton, che come avete visto nel servizio si era rivolto poi a Roberto Rigoli della microbiologia di Treviso. Negativo, l'abbiamo ovviamente sottolineato, e ci ha raccontato la sua esperienza. Siamo ripartiti da qui per ritornare sul record di giornata, lo vedete anche nei nostri titoli, perché nella notte si sono registrati 232 nuovi casi di positività al coronavirus. Possiamo riguardare insieme anche la tabella della regione del Veneto con azienda zero. Maglia nera ancora una volta è la provincia di Treviso con 121 casi, che sono davvero tanti. Una nota esplicativa della stessa azienda zero dice che questo dato va anche letto facendo riferimento ad uno stock di analisi arrivata solo nelle scorse ore di un laboratorio privato, 45 casi di positività. Quindi di fatto il dato di oggi, che comunque resta elevato, è drogato, passatemi il termine, anche da questo stock, per l'appunto, di analisi, 45, quindi 45 casi su 232 non sono propriamente di questa notte, sono stati registrati questa notte. Vedete poi 22 casi a Padova, 23 a Venezia, 20 a Verona, 19 a Vicenza. Questa quindi la situazione. In provincia di Treviso poi c'è il nodo del cluster aziendale alla Tre Valli di Vazzola, che continua a registrare nuovi casi di contagio. Ieri sempre a Treviso la notizia di un contagio, in particolare anche alla Electrolux, ma vedo che siamo in grado di collegarci, prima di passare ai nostri due nuovi ospiti, con Carlo Inghilleri da Vicenza, che si trova con Matteo Salvini, appena arrivato in Veneto per ovviamente un tour elettorale. Carlo, a te la linea. Buongiorno a tutti i telespettatori e buongiorno a Salvini, Matteo Salvini, che ringraziamo per essere qui con noi in questa visita vicentina. Partiamo proprio dai danni del maltempo qui nel Vicentino. Arzignano, le case di Arzignano sferzate, scoperchiate dal maltempo di una settimana fa.
la zona industriale, i capannoni di Trissino, dove tra l'altro il vice sindaco Erika Stefani, distrutti, devastati. Qui gli imprenditori, le attività produttive chiedono di ripartire, i cittadini con le lacrime agli occhi. Nella diretta che abbiamo fatto noi di Media Nord-Est ci hanno detto non ce la facciamo, dopo il Covid anche questa non ci voleva. Noi fin da subito ci siamo attivati come Lega in Parlamento per chiedere al governo di fare in fretta, a differenza di quello che ha fatto da altre parti, perché non si può lasciare da solo un comune e una regione che stanno facendo il possibile e l'impossibile. Io fin da subito ho ringraziato la comunità sia vicentina che veronese, perché dopo il disastro si sono riboccati le maniche, hanno ripulito le strade, però quando ci sono danni da milioni non puoi lasciare soli gli imprenditori, le mamme, i papà, i sindaci o la stessa regione Veneto che sta facendo miracoli. Quindi siamo testoni e chiediamo al governo di fare in fretta quello che ha fatto in altre zone d'Italia. Intanto il 20 settembre all'orizzonte una grande tornata elettorale, 6 regioni vanno al voto, tra cui anche il Veneto di Zaia. Attenzione, Zaia che con la sua lista, secondo i sondaggi, addirittura doppierà, se non addirittura farà 3 volte i risultati della Lega. Ma io oggi ho letto un sondaggio sul Corriere completamente diverso, comunque ognuno legge i sondaggi che vuole. La cosa certa è che qua il buon governo della Lega è premiato dalla stragrande maggioranza dei veneti, fra lista Lega e lista Zaia tutti dicono che si supera da soli il 60%, quindi il problema semmai sta a sinistra, perché mi sa che fra PD e 5 Stelle insieme, che rappresentano il governo nazionale, non arriva neanche al 20%, quindi che l'attuale maggioranza di governo, una regione importante, laboriosa, produttiva, orgogliosa, europea come il Veneto, non siano mai stati impartiti, non prendano neanche il voto di un quinto dei cittadini del Veneto, vuol dire che è un problema, vuol dire che a Roma c'è qualcuno che non rappresenta non solo i veneti, ma io penso che dopo queste elezioni non rappresenterà né i toscani, né i pugliesi, né i marchigiani, né i liguri, né i valdostani. Quindi spero che si possa tornare alle elezioni il prima possibile, e se con Luca arriviamo al 70%, come dice qualcuno, penso sia un record, non solo nazionale ma internazionale, il buon governo dei sindaci della Lega, che ringrazio, degli amministratori locali, e l'autonomia, se ce ne fosse bisogno, deve essere centrale. Noi per un anno abbiamo penato con i 5 Stelle facendo 100 riunioni inutili perché questi non la volevano, per questo abbiamo chiesto l'impegno agli altri partiti del centrodestra di firmare per iscritto l'impegno all'autonomia. Al governo ci torniamo, da Presidente del Consiglio spero di invitare Luca per firmare quello che fa bene non solo al Veneto e ai veneti ma a tutta Italia. Noi di Media Nord-Est tra l'altro abbiamo tenuto conto dei giorni in attesa del governo, per questa autonomia abbiamo superato quota 1000, speriamo bene. Sì, però io, ecco, voi lo fate e fate bene, noi siamo stati per un anno al governo con i 5 Stelle, ripeto, c'era il ministro Vicentino per l'autonomia, abbiamo fatto incontri con i governatori, con i sindaci, con i sindacati, con gli insegnanti, con i commercianti, con gli imprenditori, poi alla fine Conte e Di Maio ce l'hanno detto, l'autonomia non la volevano. Da un anno c'è il governo PD 5 Stelle, non si è più parlato per mezz'ora di autonomia, quindi proprio morta e sepolta. Possono stare attaccati alla poltrona Renzi e compagnia ancora per qualche tempo, non all'infinito, e noi siamo pronti. Bene, io ringrazio Matteo Salvini, restituisco la linea allo studio. Grazie Carlo. Questa quindi la voce di Matteo Salvini, arrivato in Veneto per il proprio tour elettorale, in un giorno in cui tutti i quotidiani pubblicano dei sondaggi che vedono sì il centrodestra in vantaggio, ma con una lista Zaia che di fatto surclassa la stessa Lega. Avete visto e sentito la risposta di Salvini, un po' tirata o sbaglio? Chiedo ai miei due nuovi ospiti, saluto e ringrazio per Forza Italia Emanuele Crosato, buongiorno. Grazie, buongiorno. E Roberto Comandè, che esatto, è della lista Solidarietà Ambiente e Lavoro. Buongiorno, grazie. Comandè, come l'ha trovato questo Salvini? Ma come al solito lui glissa un po' sulle cose che non vanno esattamente nel suo interesse. Chiaramente viene in Veneto a fare la sua campagna elettorale, dove, come lui stesso ha ammesso, in realtà la star non è certo più Matteo Salvini ma è Luca Zaia. Noi ci, in ogni caso, proponiamo come alternativa sia a Salvini sia a Zaia sia al centro-sinistra sia
tutte le altre forze che hanno governato fino ad oggi in Veneto negli ultimi 25 anni. Quindi l'appassiona poco questa disputa interna? Non troppo, esattamente, essere sincero. Siamo più attenti ad altro, ai temi, ai fatti, a ciò che preoccupa i veneti e ciò che riserva il futuro al Veneto e ai cittadini veneti. Crosato, lei invece rappresenta Forza Italia, che ovviamente fa parte della coalizione del centrodestra. Forza Italia che rischia comunque a sua volta di rimanere un po' schiacciata da questo super Zaia, è così o è un valore aggiunto? Credo che per il presidente Zaia avere Forza Italia in coalizione sia comunque un vantaggio. Noi portiamo comunque anche nelle nostre liste una ventata di gioventù, abbiamo tutti giovani amministratori comunali, provinciali, e quindi portiamo anche delle competenze diverse da quelle della sua squadra. Più che altro vedo un confronto tra Salvini e Zaia in termini di Zaia è l'amministratore, è quello a cui affideremo le nostre risorse e siamo sicuri che le porta a frutto, e quello che è Salvini invece si è dimostrato un politico, molto spesso forse le spara anche troppo grosse, e quindi andiamo effettivamente a vedere quello che è adesso, ovvero un referendum sul presidente Zaia, al quale Forza Italia affida il buon governo del Veneto, e assieme porteremo a casa degli obiettivi che abbiamo comuni. Quindi ci sono questi obiettivi comuni, anche se in questi giorni sembra che tra Salvini e lo stesso Berlusconi ci siano perlomeno, c'è una differenza sostanziale a volte, non solo di approccio ma anche nei contenuti. Sì, sono due modi diversi di fare politica. Il populismo di Salvini lo conosciamo, molto spesso si basa su spot e post, mentre la capacità imprenditoriale portata sulla politica di Berlusconi è sempre molto razionale. Siamo moderati, siamo per un mercato libero, e comunque c'è una fondamentale differenza tra i due. È ovvio che c'è uno scambio anche generazionale tra Salvini e Berlusconi, e questo è in atto, però sostanzialmente siamo su due figure completamente diverse. È ovvio che la mia preferenza sta sempre per il presidente Berlusconi, il quale, quando sentiamo che parla, purtroppo sempre meno per ovvi motivi di età, dice sempre cose di buon senso, alle quali comunque, come ho detto prima per Zaia, affideremo in buone mani i nostri risparmi. Lui dice sempre: tra i vari politici degli ultimi dieci anni, a chi affidereste i vostri risparmi per farli fruttare? Io non ho dubbio che nessuno di voi non li affiderebbe a Berlusconi. Oddio, comandè, lei li affiderebbe a Berlusconi? No. Probabilmente ne sono già stati affidati fin troppi fino ad oggi. Immaginavo questa sua risposta, ma a parte di scherzi, Berlusconi che è ritornato anche per la vicenda del Covid, che è una vicenda anche simbolica, perché da un certo punto di vista ci troviamo di fronte a comunque a un leader di partito, un uomo che ha scandito, ognuno poi ha il suo giudizio, la storia recente italiana, che si trova appunto in una situazione di questo tipo. Tra l'altro Berlusconi che ha ammesso, nonostante l'entourage lo avesse in qualche modo smentito, che di aver avuto anche dei sintomi da Covid. Ecco, qual è l'umore all'interno di Forza Italia? Ho avuto prima una lunga telefonata con i referenti di partito. Appunto, il presidente è entrato in ospedale, ma più che altro per accertamenti e quant'altro. È ovvio che c'è stato purtroppo il contagio. Berlusconi sappiamo che ha una forza, oltre d'animo, anche di fisica impressionante, quindi oltre all'augurio per una pronta guarigione, sicuramente siamo fiduciosi anche che riesca a fare della campagna elettorale nei modi, diciamo, telematici. Purtroppo l'avremmo visto bene qui a Venezia e magari a Treviso, dove
sicuramente sarebbe venuto se in forze e magari con dei dati di pandemia un po' più bassi, e quindi questo. Speriamo appunto che abbia comunque le forze per darci una mano nella campagna elettorale. E com'andè? Ecco, adesso questa vicenda di Berlusconi arriva praticamente alla vigilia della manifestazione negazionista, così è stata ribattezzata, che si terrà domani. Qual è la vostra posizione nei confronti di questo fenomeno? Ovviamente noi siamo antinegazionisti, cioè nel senso non riteniamo che il coronavirus o la pandemia che è scaturita dalla diffusione del coronavirus possa in qualche modo essere messa in dubbio da dati cosiddetti pseudoscientifici a cui questi negazionisti spesso fanno riferimento senza poi, diciamo, indagare realmente quelle che sono le argomentazioni dei nomi che portano a sostegno delle loro tesi. Noi riteniamo che il coronavirus sia un fatto reale, un fatto che ha delle conseguenze oltre che sanitarie, anche senza dubbio sociali ed economiche, e che non è certo negando nell'esistenza o negando il fatto che avrà delle conseguenze che queste conseguenze si affrontano e si risolvano. Noi riteniamo che sia importante rafforzare quella che è la sanità pubblica, quello che è la prevenzione sul territorio, quello che è medicina territoriale, in modo che eventuali future recrudescenze della pandemia possano essere controllate e contenute, e al contempo siamo in pieno impegno per elaborare soluzioni a quelli che saranno gli effetti critici dal punto di vista economico e sociale. Quindi il negazionismo è assolutamente il metodo sicuramente più fallimentare per affrontare il coronavirus. Facciamo degli esempi pratici che riguardano il territorio. Voi siete entrambi trevigiani, quindi di adozione. Di adozione, comunque siete sul territorio. E c'è il caso della Trevalli, lo avete sentito, i dati sono quelli che si vedono, tra l'altro adesso il titolo è proprio questo, marca trevigiana, maglia nera nel contagio, altri 121 casi. C'è la Trevalli di Vazzola, c'è adesso il caso dell'Electrolux, si teme che possa diventare un nuovo cluster. Proprio la scorsa settimana in prefettura Treviso si era optato per la non chiusura della Trevalli di Vazzola, per esempio. Ieri su questo è ritornato anche il governatore Zaia. Si devono scongiurare, dice, il più possibile i lockdown, sia quelli delle comunità sia quelli delle fabbriche. Ecco, qual è la vostra posizione di fronte a casi di questo tipo? Si deve chiudere? Allora, no? Si deve chiudere. La nostra opinione è che si debba chiudere per il semplice motivo che i lavoratori devono essere tutelati. Quindi, ancor prima di pensare alla chiusura, bisogna pensare ad un sistema di monitoraggio del virus, a un sistema di controllo dei tamponi e quindi dei casi positivi, è agire in maniera tempestiva, anche se questo, magari in una prima fase, va contro gli interessi economici, diciamo, in campo. Nel caso della Trevalli di Vazzola o di altre aziende, riteniamo che al primo posto comunque debba esserci la salute dei lavoratori, perché poi i lavoratori dalla fabbrica vanno a casa, vanno a trovare magari gli zii o i nonni più anziani, e quindi abbiamo un cluster che nasce controllabile in un ambiente relegato, una piccola fabbrica, una piccola zona, che potenzialmente, se non controllato, è limitato in tempo, magari con la chiusura della fabbrica, anche se temporanea, rischia di diventare un nuovo focolaio, un focolaio esteso a livello anche oltre la semplice fabbrica. Crosato, tra ragioni, diciamo così, di salute pubblica, ragioni dell'impresa, dell'economia, in un'ottica di bilanciamento, ecco, cosa si deve fare secondo lei? Bisogna sempre usare il buon senso, quindi in primis la sicurezza dei cittadini, però dobbiamo tenere conto che anche questo semestre abbiamo avuto meno 10% del PIL,
e quindi comunque mettere in difficoltà le aziende è sempre molto pericoloso. Io proporrei piuttosto di alcune misure di contenimento, ben vengano i tamponi, poi questo dato è leggermente sfalsato dal fatto che i tamponi sono arrivati in questo periodo, tamponi di qualche giorno fa, quindi l'impennata è dovuta soprattutto a questi due grossi centri. I lavoratori bisogna tutelarli anche sul posto di lavoro però, quindi cercare di avere degli spazi più ampi, dei WC, spogliatoi divisi, quindi cercare il massimo contenimento del virus, però dobbiamo tener conto che abbiamo comunque un'economia nazionale da supportare e quindi è molto molto importante tenere in considerazione i lati anche produttivi delle aziende. Un'ultima cosa, magari anche molto interessante, gli spunti di quest'oggi sui giornali sul fatto che dobbiamo tener conto della vaccinazione anche influenzale. Se pensiamo ad esempio arrivando l'autunno e l'inverno potremo avere dei casi febbrili che potrebbero falsare questi dati e quindi è importantissimo consigliare anche ai lavoratori e soprattutto ai nostri anziani, a cui teniamo moltissimo, di vaccinarsi. E tra l'altro di questo parleremo, lo dico ai nostri telespettatori, dalle 13:30 con diversi esperti, quindi parleremo di vaccinazione anti-influenzale, perché appunto tra l'altro oggi è stato pubblicato sui giornali non solo locali uno studio del CNR che parla delle relazioni tra vaccino stagionale e Covid addirittura, quindi ci sarebbe in qualche modo una protezione maggiore al Covid per i soggetti che si vaccinano per l'influenza stagionale, ma questo poi lo chiederemo agli esperti, perché qui ogni giorno se ne sente una, o sbaglio? Purtroppo sì, manca un accordo scientifico unitario e questo genera anche il fenomeno dei negazionisti, come dicevamo prima, però è anche così che funziona la scienza. Non bisogna prendere le scienze, non la scienza, non esiste un'unità unica come la scienza. Le scienze funzionano così, c'è una teoria, questa teoria può essere o meno confutata, ma non bisogna, come dire, scagliarsi contro, ma far fare il lavoro agli scienziati, che in questo caso, e qui siamo tutti d'accordo, dovrebbero lavorare per un accordo maggiore fra di loro. E com'andè? Tra l'altro, mutatis mutandi, abbiamo parlato di fabbriche, dobbiamo parlare ovviamente di scuole, perché il tema del momento è questo. Tra l'altro, non so più dove l'ho messa, eccola qua, c'è un'ANSA di questa mattina che dice di fatto una cosa abbastanza ovvia, però il numero è importante. Sondaggio sulla scuola di Ipsos Save the Children, la ripresa dell'anno scolastico preoccupa 7 genitori su 10. Tra l'altro, e questo è l'altro risvolto meno simpatico di tutta la vicenda, 2 su 10 temono addirittura di non poter pagare le mense. Questo è un brutto dato. È grave, è un brutto dato, sicuramente. Mi sento di dire che non sia un problema relativo unicamente alla pandemia. Come in molti altri aspetti, in molti altri settori della nostra vita, la pandemia ha semplicemente evidenziato quelle che sono delle contraddizioni, delle carenze, delle lacune che i nostri sistemi, fra cui quello di istruzione, hanno ormai in maniera atavica sulle proprie spalle. È grave che i genitori siano preoccupati per l'anno dell'inizio scolastico, dato che non mi viene in mente nulla di più importante della scuola per quanto riguarda la crescita di un paese e la stabilità anche di un paese. Questo secondo me ci porta a una riflessione un po' più ampia, che è quella: bisogna tornare a investire in maniera seria, programmatica e cogitata sulla scuola. Bisogna avere un programma, bisogna riammodernare la scuola, in questo caso a maggior ragione a livello di spazi, a livello di logistica, infrastrutture per accogliere gli studenti in sicurezza anche in caso di pandemia o di recrudescenza della stessa, e fare in modo che torni ad essere un'istituzione
in grado di formare le menti, gli uomini, i cittadini che poi nel futuro andranno a fare la nostra Italia e il nostro Veneto. Crosato, lei è anche amministratore del territorio, consigliere comunale, se non sbaglio, sì, a Cessalto. Qui l'anno scolastico si dice al via, riprenderà la scuola il 14, tutte le fonti istituzionali lo confermano, ma i timori sono tanti. Sì, assolutamente. Oggi a un gazebo mi si è avvicinata un'insegnante e mi ha fatto ragionare su una cosa, soprattutto da quello che non si dice, ovvero la qualità dell'insegnamento, come sarà post-Covid. C'è stato un momento in cui i nostri ragazzi, i nostri figli sono rimasti a casa, spesso in videoconferenza, a cercare di recuperare gli insegnamenti aiutati dai genitori che magari erano in smart working, però c'è mancato praticamente una qualità dell'insegnamento e quindi dovremo valutare quello all'inizio della scuola. Altre cose, io da agricoltore mi viene in mente quello che vorrei come scuola e penso ai baccelli, cioè all'interno delle leguminose dove ci sono praticamente i piselli che crescono e quindi riescono a dare il frutto. Invece lasceremo purtroppo e ci stanno consegnando una scuola in cui ci sono i polli. Quindi da una parte i piselli, i semi, quindi una speranza nella crescita della nostra società e dall'altra daremo una scuola che sarà praticamente un allevamento di polli, purtroppo. Ci sono delle preoccupazioni, molto spesso i genitori mi dicono avranno o no la mascherina i nostri figli, pensare alla mascherina per la durata intera della giornata sembra quasi una punizione. Oppure problemi legati al trasporto, dobbiamo pensare a come arriveranno i nostri figli a scuola. E questo è uno dei problemi fondamentali nel permettere il raggiungimento in sicurezza. Tra le varie ipotesi è quella comunque di concentrare lo stesso gli studenti pensando che siano come dei congiunti. Quello che dice, se non sbaglio, anche il governatore, sì, Zaia, a considerare il mezzo di trasporto come un piccolo cluster, fondamentalmente trattarlo come tale. Sì, delle conoscenze stabili, quindi esatto. Praticamente è vero, io andando al lavoro in treno vedo sempre le stesse persone e molto spesso avviene anche uno scambio esatto, di ho detto cluster, sociale, delle comunità di congiunti. Delle ecco, comunità cluster, di congiunti. Un'altra cosa, l'abitudine. Allora facciamo così, adesso c'è qualche minuto di pubblicità, dopo ritorniamo in studio, c'è ancora tanta cronaca, comunque ci vediamo fra pochissimo. Di nuovo in studio, di nuovo in diretta, prima di tornare ai nostri due ospiti, c'è un aggiornamento di cronaca che arriva dalla redazione di Padova, vediamo. Per loro era soltanto un gioco che però poteva avere risvolti pericolosi. Sono stati interrotti dai vigili alcuni minorenni che la scorsa notte a Cadone che si divertivano a lanciare uova contro le auto in corsa. Il gruppetto di giovanissimi si era posizionato sulla passerella del Muson dei Sassi, da poco riaperta al transito ciclopedonale, e da lì c'entravano le auto in corsa con le uova. Un automobilista colpito dal lancio ha fermato l'auto e ha avvistato i ragazzi, poi ha subito allertato la polizia locale che in quel momento passava lungo la statale del Santo. I vigili hanno ritrovato le confezioni di uova abbandonate dai teppisti e poco lontano sono riusciti a identificare tre ragazzi, mentre il resto del gruppo si era dileguato. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Gazzettino, i ragazzi individuati sono tre minorenni residenti a Cadoneghe. Vicino alle uova sono state ritrovate abbandonate a terra delle bustine di marijuana. Evidentemente non sapevano proprio come passare il tempo, però il tema giovani in generale è un tema prioritario. Quest'estate 2020 abbiamo raccontato diversi episodi anche di bullismo, di baby gang, soprattutto nei luoghi della Movida, parlando con operatori, educatori, abbiamo assistito ad un fenomeno da un certo punto di vista preoccupante. Ecco, com'è? Cosa si può fare?
cosa si può fare per togliere questi giovani dalla strada, per invogliarli anche alla politica? Voi siete entrambi giovani e impegnati, cosa si può fare? Dunque, noi crediamo che siano due gli assi di intervento su cui si può agire per arginare la problematica appunto appena evidenziata. Uno, mi si perdoni l'insistenza, è ancora la scuola. Quindi da un lato tornare a un intervento forte dello Stato nella scuola, nel finanziare la scuola per fare in modo di creare un ambiente in cui i ragazzi vogliano andare, un ambiente coinvolgente dove insegnanti preparati e felici di fare il loro lavoro, e qui si legga aumentare un po' lo stipendio di chi insegna, siano in grado di accogliere appunto in maniera costruttiva e propositiva i ragazzi che dunque preferiscano andare a scuola piuttosto che restare in strada. Per quelle che invece è il secondo asse sul quale possiamo intervenire è quello appunto dell'intervento sociale. Ci sono determinate situazioni sociali, economiche, di famiglie che fanno difficoltà, di interi quartieri, intere zone dove è difficile intravedere la bontà della via scolastica. Ecco, lì bisogna intervenire a sostegno delle famiglie, bisogna assicurare un reddito, un sostegno a coloro che non ce l'hanno, in modo che appunto possano sostenere i propri figli e starci attenti, mi si passi il termine, a quello che fanno. Secondo, terzo, anzi in questo caso, bisogna fare in modo che ci siano tutte le agevolazioni del caso, economiche e anche fisiche, quindi andarli a prendere, potenziare le reti di solidarietà e di operatori sociali, fare in modo che chi non va a scuola per i più determinati motivi sia riportato ad andarci e a farlo con piacere e consapevole che quella è la via per tirarsi fuori dalle situazioni difficili, familiari o meno, in cui ci si possa trovare. E qui rientra in ballo la statistica di questa mattina, quindi dei 7 genitori su 10 preoccupati, esatto, e soprattutto dei 2 genitori su 10 che non sanno se riusciranno a garantire il pagamento della mensa scolastica. Tra l'altro oggi sul Gazzettino di Treviso si punta su questo fenomeno che viene in qualche modo anche confermato da alcuni presidi della Marca. Ci sono dei genitori che stanno chiedendo se possono ritirare i figli da scuola per comunque far proseguire loro la didattica a distanza o comunque con insegnanti privati in qualche maniera, proprio perché non possono permettersi le conseguenze economiche di eventuali quarantene. Pensiamo ai tanti genitori che lavorano da liberi professionisti o hanno dei locali, dei negozi. È uno scenario completamente inedito questo, Crosato. Sì, assolutamente. Nel nostro programma di Forza Italia abbiamo inserito il bonus mam, quindi un rafforzamento, un potenziamento di quello che è il nucleo fondamentale della nostra società, ovvero la famiglia. Avere la possibilità di mandare i figli a scuola e avere le risorse per dargli il almeno stretto necessario. È importante però anche capire perché i ragazzi si comportano in questo modo. Sono mancati forse molto probabilmente dei valori, tra cui il valore a cui io sono affezionato, ovvero il valore della parrocchia, il cercare di coinvolgere tutto quello che è un po' il nostro corporato civile nella formazione dei ragazzi. Un altro asset importante è lo sport è il tempo libero. I ragazzi devono essere coinvolti nelle attività, nelle discipline sportive e anche in altre attività, per comunque riempire degli spazi e anche dare una certa educazione anche allo sforzo fisico e allo stare insieme e accettare determinate regole che gli vengono imposte. Molto probabilmente dovremmo assolutamente fare delle riflessioni su quali sono le loro condizioni, quali sono le loro prospettive. Dobbiamo parlare ai nostri figli e cercare di spiegare loro
che devono comunque avere una formazione per poi spendersi nel mondo lavorativo. Forse sono mancate le prospettive di lavoro e quindi comunque i ragazzi si sentono meno coinvolti nel nostro stato sociale. Si parli ad esempio di quei ragazzi, sempre quando vediamo le statistiche che aumentano sempre di più, quei ragazzi che né lavorano né studiano, quindi dobbiamo andare a recuperare una certa parte sociale e dare loro un futuro che sia un futuro produttivo per la nostra società, ma soprattutto che sia produttivo per loro. Ecco, anche le ultime statistiche, tra l'altro, Comandè, rilevano come ci siano tanti NEET, quindi ragazzi che non studiano né lavorano. Questo è un problema che la politica si è quasi dimenticata, questo lo possiamo dire, purtroppo sì. E ce lo dicono ogni giorno i numeri. Questo è un grave problema, la disoccupazione giovanile, i NEET, quindi ragazzi che non lavorano e non studiano, ci stiamo privando del futuro. Sostanzialmente. Questi sono dati che dovrebbero assolutamente allarmarci e dovrebbero essere al centro dell'agenda politica di qualunque forza politica che si proponga di governare una regione o un'amministrazione o il paese. Anche in questo caso quello che SAL, la lista Solidarietà, Ambiente e Lavoro, si propone di fare è riportare la persona, riportare il valore e la felicità sociale, il ruolo sociale del singolo all'interno di quello che è il programma politico, quindi investimenti dello Stato anche in questo caso, reperire risorse lì dove ci sono, quindi mi viene in mente una tassazione realmente progressiva, così come vuole la Costituzione, e da questi fondi creare programmi di reinserimento lavorativo, programmi di inclusione sociale, programmi anti-dispersione. Quindi programmi che creino delle reti reali, comunitarie, sociali, collegate anche con le scuole e con le università e con i centri di ricerca. Quindi creare delle unità, delle unioni sinergiche fra tutti quelli che sono gli attori che possono in qualche modo contribuire a un miglioramento di questa situazione e fare in modo che i giovani abbiano possibilità lavorative, possibilità di formazione, possibilità di studio. Mi viene in mente investire in risanamento territoriale, per esempio, creerebbe tantissimi posti di lavoro in cui molti giovani potrebbero trovare magari un'occupazione che oggi non hanno. Prima abbiamo visto Matteo Salvini intervistato dal nostro Carlo Inghilleri a Vicenza, ma in questi minuti c'è anche il segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti a Padova, quindi a sostegno ovviamente della candidatura di Arturo Lorenzoni, e Zingaretti sta suonando in qualche modo la gran cassa, nel senso che ha lanciato un attacco abbastanza feroce alla Lega, e tra questi il più significativo, che vedo ribattuto anche dalle agenzie, riguarda il coronavirus. Dice che è stato il centrosinistra che ha salvato l'Italia dal coronavirus. Di fatto, ecco, vi cito le parole testuali: la Lega non può negare che il centrosinistra ha salvato l'Italia. Quando abbiamo preso alcuni mesi fa decisioni molto severe con il lockdown e politiche severe per il contenimento del virus, abbiamo subito attacchi di chi sorrideva alle scelte prese, purtroppo anche da parte dei leader delle destre europee, e lo ha detto appunto a Padova il segretario del Partito Democratico Zingaretti. Il centrosinistra ha salvato l'Italia, Crosato. Sicuramente il leader del Partito Democratico ha la memoria corta e soprattutto ha imparato da Salvini le sparate sui giornali. Salvini che è il suo alleato, però, sì. In questo momento, quindi non sì. C'è simpatia, vedo, non c'è una grande simpatia. Ecco. Assolutamente, ha imparato in maniera fantastica. Dovrei ricordargli dove ha preso lui il Covid e in che situazioni, ma sono un signore, non lo faccio. E quindi assolutamente dire, guardare in casa ad altri e dire che la Regione del Veneto non ha agito bene durante
il periodo emergenziale credo sia quasi una bestemmia e forse guarderei alla regione Lazio e tutti i casi che sono scoppiati, quindi farei delle valutazioni su quello e magari chiederei anche di non dire cose inesatte. Durante l'emergenza abbiamo visto il presidente Zaia spendersi in ogni modo e in ogni quanto per dare informazioni utili. Le distribuzioni delle mascherine solo in provincia di Treviso come protezione civile abbiamo distribuito oltre 5 milioni di mascherine, 17 mila persone coinvolte nella distribuzione, che ringrazio. Ecco, ricordiamo che lei è consigliere delegato alla protezione civile per la provincia di Treviso. E, ecco, volevo chiedere a Comandè anche una reazione su questa affermazione di Zingaretti. È chiaro, i toni sono quelli della campagna elettorale, abbiamo sentito prima Salvini, adesso Zingaretti, ognuno gioca le sue carte. Sì, dunque, non credo che qualcuno possa affibbiarsi il titolo di salvatore dell'Italia in questo momento. In ogni caso consiglierei a Zingaretti di fare più attenzione alle parole. Detto questo, probabilmente se l'Italia in quel periodo, un periodo, ricordiamolo, ad ogni modo eccezionale, un periodo inedito, un periodo sicuramente difficile da gestire per chiunque si fosse trovato al governo in quel momento. Sono state fatte delle cose che andavano fatte, a nostro parere sono state fatte un po' in ritardo e un po' diciamo alla rinfusa invece che con una reazione unitaria. Sul caso del Veneto, sì, è vero, Zaia, ma ricordiamo che il modello Veneto è partorito dal virologo Crisanti, quindi più che grazie a Zaia io ringrazierei Crisanti, che è stato anche in aperta rottura con Zaia nelle fasi successive alla prima esplosione della pandemia, e che al quale Crisanti è stato chiesto da parte del governo di elaborare un piano su scala nazionale per contenere questa cosiddetta seconda ondata che si appresta a quanto pare ad arrivare. Quindi credo che, come al solito, piuttosto che concentrarsi su il battibecco tra forze politiche, l'importante sarebbe concentrarsi su quello che accade, come fare per affrontarlo al meglio, con cognizione di causa, appunto, e non solo alla ricerca di consenso. Tra l'altro, Crisanti, appunto, di cui tanto si parla in questi giorni proprio per questo piano nazionale di tamponi, si tratta di fatto di portare gli attuali 100.000 tamponi, 90.000, 100.000, che comunque sono abbastanza rispetto alla media europea, a 300.000 al giorno. Quindi elevare a potenza, se possiamo usare questo termine, il modello VO e il modello Veneto. È indubbio che sia calato il gelo, soprattutto in altri periodi tra Zaia e Crisanti. Adesso appunto Crisanti sta dialogando con il governo nazionale, e c'è un'ansa per esempio di Crisanti, che riporta alcune affermazioni di Crisanti, che dice, in vista anche dell'apertura dell'anno scolastico, che sarebbe meglio evitare il canto nelle scuole, quindi siamo anche a previsioni da un certo punto di vista di dettaglio, perché è collegato a una situazione di rischio aumentato, su questo non c'è dubbio. Quindi ecco, per esempio, le lezioni di musica. È chiaro che è tutto da definire, l'avvio dell'anno scolastico è veramente tutto da definire, e lo scopriremo per certi versi solo vivendo, quindi l'impatto sul traffico, sui mezzi di trasporto, quanti rinunceranno al pulmino per andare con la macchina di mamma e papà, gli orari sfalsati la mattina, che stanno già creando preoccupazione e disagio, perché ovviamente poi la vita lavorativa dei genitori è parametrata sulla vita scolastica e viceversa. Quindi stiamo andando incontro ad un settembre difficile, oggettivamente difficile. Crosato, siamo alle battute finali, quindi vi chiedo un ultimo giro di orizzonte. In questi ultimi 15 giorni di fatto di campagna elettorale, lei su che cosa punterà in particolare? Beh, io assolutamente cercherò di parlare con tutte le persone, ovviamente in sicurezza, andrò nelle case, andrò nelle piazze, cercherò di parlare dei nostri tremi, dei nostri piani, e chiederò il voto, soprattutto il voto di lista
per avere una rappresentanza. Per noi in provincia di Treviso è utile avere una rappresentanza che non sia leghista all'interno del centrodestra, per avere comunque, dar voce a imprenditori, lavoratori e gente comune che ci chiede istanze e poi abbia la possibilità di avere una referenza. Tra le cose che ho lanciato questi giorni è l'apertura di un centro d'ascolto, quindi un URP esterno alla regione, dove sarò, se eletto, presente nell'Opitergino per dare la possibilità ai cittadini di incontrarci e esporci delle problematiche che hanno nei confronti dell'ente regionale. Quindi assolutamente la vicinanza alle persone, trasporti, ad esempio il potenziamento della linea ferroviaria da Treviso e Oderzo, Motta di Livenza, importantissima per lavoratori e anche studenti. Quindi una serie di tematiche soprattutto legate al mio mondo, quello dell'agricoltura, il potenziamento di un'agricoltura sostenibile, quindi la capacità di dare reddito agli agricoltori. Questo reddito può essere utilizzato e deve essere utilizzato per misure sostenibili, aumentare il valore ambientale, quindi boschi, siepi all'interno delle nostre culture, e dare dei prodotti di qualità e contemporaneamente ridurre i pochi, che però sono estremamente visibili, effetti negativi dell'agricoltura, e valorizzare il grande patrimonio che abbiamo in provincia di Treviso, legato soprattutto non solo a quello che adesso è lo Spiecchetto dell'Allodole, che è il Prosecco, ma una serie infinita di prodotti agroalimentari che abbiamo all'interno, e che il Prosecco sia il nostro fattore trainante per tutti gli altri prodotti che produciamo. Chiarissimo, mi è piaciuta la premessa, una rappresentanza che non sia leghista, lei sta giocando a carte scoperte, bisogna dargliene atto. Ecco, e invece, Comandè, quali saranno le sue priorità, i suoi, diciamo così, cavalli di battaglia da qui al 2021? Indubbiamente al primo posto troviamo la scuola, come si è potuto sentire il punto l'abbiamo su cui intuito. Abbiamo spinto di più durante questo programma. Al fianco della scuola troviamo sicuramente la sicurezza sul lavoro. Il Veneto nel 2019 è stato al quarto posto come morti sul lavoro. Questa è una piaga, questa è una pandemia parallela, per quanto con i numeri ovviamente molto più contenuti, ma ugualmente grave. Quindi ci batteremo per fare in modo che protocolli più seri di sicurezza siano applicati, per fare in modo che chi va al lavoro non rischi la vita, ma si trovi al sicuro. Allo stesso livello di importanza troviamo la sicurezza di un reddito e di una casa per tutti, per chi non ce l'ha. Ricordiamo che in Veneto il 20% della popolazione vive appena sopra o appena sotto la soia di povertà assoluta, e noi ci lotteremo affinché questa piaga venga debellata. Anche per noi il tema ambientalista è fondamentale, in chiave però non tanto di rimboschimento o di aumento delle siepi, ma proprio di riconversione totale di quello che è il metodo e il sistema economico, tanto industriale quanto agricolo, quindi di passare dalle monoculture, per esempio come quella del Prosecco, che generano un'enorme quantità di problemi a livello di salute, a livello di consumo di suolo, a livello di inquinamento, e rilocalizzare quelle che sono le produzioni, riportare a una dimensione appunto meno impattante sull'ambiente quelle che sono i nostri modi di produzione, perché ricordiamo che il modo in cui noi trattiamo l'ambiente poi ricade interamente su di noi. Chiarissimo, siete stati entrambi chiari e precisi, vi ringrazio anche per il fair play in questo confronto. Allora, io farei così: a questo punto abbiamo degli aggiornamenti sul fronte della viabilità per quanto concerne la provincia di Verona, poi andiamo in pubblicità, rientriamo e parliamo di campagna anti-influenzale. Partiamo dalla viabilità, noi ci vediamo dopo. Ridurre i tempi di percorrenza ed aumentare gli standard di sicurezza. Questo il duplice obiettivo del collegamento tra la tangenziale est e la strada provinciale dei Lessini in comune di Verona, opera molto attesa da residenti e pendolari, la cui consegna è prevista per l'aprile del 2021.
In particolare il progetto portato avanti da Veneto Strade vuole garantire la capacità di flusso dell'arteria principale con la riqualificazione in sede del tratto compreso tra lo svincolo con la tangenziale est di Verona e lo svincolo di Poiano. Ma in programma c'è anche la realizzazione di un itinerario in nuova sede nel tratto compreso tra lo svincolo di Poiano e lo svincolo di Quinto. Del resto, l'obiettivo della nuova infrastruttura per Veneto Strade è proprio quello di salvaguardare la viabilità minore ed i centri abitati dal traffico di attraversamento. Non solo, la nuova opera nasce all'insegna della massima sostenibilità. Sarà infatti creato un nuovo percorso ciclabile di collegamento tra Quinto e lo svincolo con la tangenziale est di Verona. Una viabilità nuova, quindi, per venire incontro a tutte le esigenze di mobilità. Di nuovo insieme, di nuovo in diretta, per parlare adesso di un tema veramente centrale, di vaccino, di vaccino anti-influenzale in piena epoca Covid. Ne parliamo, siamo collegati, saluto e ringrazio Edgardo Contato, direttore sanitario dell'ULS 5 Polesana, buongiorno direttore, Margherita Bellè, direttore igiene pubblica sempre dell'ULS 5 Polesana, buongiorno dottoressa Bellè. E buongiorno anche alla dottoressa Antonella Gennaro, che è responsabile sempre all'interno dell'ULS 5 Polesana delle vaccinazioni. Buongiorno dottoressa Gennaro. Buongiorno. Buongiorno. Il tema è basilare, è importantissimo e io partirei però dai numeri del Covid di giornata, perché stanno facendo discutere e anche preoccupare, perché è uno dei dati più alti che si sono registrati nell'ultimo periodo, quindi 232 nuovi casi di positività nel Veneto nella notte. È un dato molto elevato, soprattutto per la provincia di Treviso, che è maglia nera, 121 i casi. In provincia di Treviso, a complicare un po' la situazione e a doppare, passatemi il termine, il dato, sono anche le analisi di un laboratorio privato che sono state registrate nelle ultime ore, circa 45 positività, quindi che sono state riscontrate nella seconda metà di agosto, ma contabilizzate solo nelle ultime ore. Comunque il dato complessivo resta comunque elevato, 232 nuovi casi. E Rovigo, visto che stiamo parlando con l'ULS 5 Polesana, soltanto un caso, quindi Rovigo resta una delle province da questo punto di vista più sicure sul fronte del Covid. Ciò nonostante, il tema delle interrelazioni fra influenza stagionale e Covid è uno dei temi principali in questo momento e diventerà sempre più principale e importante, prioritario, da qui all'autunno. Dico bene, direttore? Dico bene, Contato? Assolutamente, assolutamente sì. Il tema della diagnosi differenziale tra Covid e le altre malattie che provocano patologie similari sarà uno dei campi sui quali noi quest'anno ci dovremo assolutamente confrontare. Uno è garantire la diagnosi differenziale con la malattia del Covid-19, l'altro sarà quello di tutelare le fasce più deboli da eventuali malattie che possono interessare l'albero respiratorio, che è l'albero prevalentemente interessato dal Covid-19. Quindi agire prima, fare prevenzione, è sicuramente l'operazione principale, direi fondamentale, essenziale in questo periodo. La vaccinazione antinfluenzale e la vaccinazione antipneumococcica in questo caso assolvono a entrambi questi due obiettivi: aiutare la diagnosi differenziale e soprattutto proteggere le categorie più a rischio e le categorie più deboli. Direttore, c'è il rischio di una psicosi
nei mesi autunnali, perché poi le persone ai primi sintomi influenzali o parainfluenzali si allarmano e si rivolgono alle strutture sanitarie, ai medici di base. Nei giorni scorsi il Sole 24 Ore ha sottolineato per esempio questo pericolo. Lei lo avverte? Beh, diciamo che la paura è una delle armi di difesa della specie umana, e quindi avere paura e cercare di trovare quegli strumenti per fuggire dal rischio sicuramente attiene al nostro vivere. Noi siamo stati toccati da un problema che era assolutamente impensabile, immaginabile qualche tempo fa. È comprensibile che la popolazione si difenda e metta anche in atto dei sistemi di fuga, di paura, di ansia nei confronti di una malattia che abbiamo visto essere in certe condizioni anche spietata. Perciò noi, le persone che hanno timore, che si un attimo si preoccupano, li comprendiamo. È logico, il nostro ruolo è di informarle nel modo giusto affinché questo timore, questa ansia non vada oltre quello che è la ragione. Assolutamente. E in termini di ragione noi stiamo mettendo le azioni necessarie che la popolazione possa vivere anche questa fase in maniera corretta, e soprattutto sentire che al proprio fianco ci sono quelle istituzioni che sono preposte per la tutela della salute, quindi noi, la regione, le varie organizzazioni che si occupano di questo, pronti ad intervenire e a proteggere i nostri cittadini. E lo dico al pubblico a casa: potete intervenire e porre le domande, tutte le vostre domande in materia ai nostri ospiti. Il numero lo vedete in sovraimpressione, lo 0422162674. Le linee sono aperte. E vengo da lei, dottoressa Bellè. Come vi state organizzando in vista proprio di questo super lavoro, perché di questo si tratta? Come si sta organizzando per esempio la vostra ULS, l'ULS 5 Polesana? Allora, la nostra azienda è impegnata su questo fronte sia con la pediatria di base, quindi con i medici pediatri di libera scelta, per cui è stata fatta la scelta aziendale di consegnare le dosi di vaccino necessarie per la vaccinazione pediatrica ai medici pediatri di libera scelta. Questo perché agevoleremmo l'utenza che può quindi afferire direttamente al proprio medico, al proprio pediatra, e quindi è molto più facile per loro organizzare delle sedute vaccinali ad hoc. Con i medici di medicina generale viene garantita appunto una distribuzione del vaccino a tutti i medici, in maniera tale che possono vaccinare i loro assistiti. Nelle case di riposo verrà fatta una distribuzione ad hoc per vaccinare sia contro l'influenza che contro il pneumococco, e in maniera tale da coprire il più possibile appunto la popolazione con questi due vaccini e avere quindi una copertura di questa parte molto fragile della popolazione nei confronti di entrambe queste infezioni. Ovviamente potrebbero restare delle frange di popolazione che non afferiscono al medico di medicina generale, che hanno dei problemi, per cui anche i servizi si renderanno disponibili per fare per coprire queste frange di popolazione. Si è cercato appunto di dare il massimo della disponibilità da parte dei nostri servizi anche per entrare in servizi i servizi delle tossicodipendenze piuttosto che servizi della disabilità, in maniera tale da offrire a tutta la popolazione avente diritto e coprire in maniera più totalizzante possibile tutte le popolazioni che necessitano di vaccinazione, per cui verranno messi in gioco anche altri medici proprio per poter garantire in tempi stretti soprattutto appunto la vaccinazione di tutte le popolazioni a rischio.
Dottoressa Gennaro, lei è responsabile proprio delle vaccinazioni, quindi a lei chiedo i dettagli, a partire dalla tempistica, quando sarete pronti ad avviare la campagna anti-influenzale 2020? Di quante dosi di vaccino stiamo parlando? Insomma, ci dia un po' il quadro della situazione. Buongiorno. Allora, premetto che sono un'assistente sanitaria coordinatrice e quindi non la responsabile chiaramente di tutti i vaccini e le vaccinazioni. Comunque noi parliamo già di numeri importanti perché avremo a disposizione per la nostra ASL circa 80.000 dosi di vaccino che saranno distribuite, come ha appena detto la responsabile, la dottoressa Bellè, nelle varie forme, nelle varie fattispecie, anche a chi collabora con la nostra azienda, quindi ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, alle case, alle strutture, le RSA. E noi all'interno del SISP naturalmente anche noi avremo una parte, nel senso che oltre a dare l'informazione attraverso lo sportello unico e attraverso le telefonate, le chiamate, saremo attivi anche a vaccinare tutte quelle persone che per motivi vari non avranno modo di andare dal loro medico curante. E anche perché insomma noi la vaccinazione è un tema che riguarda benissimo il nostro ruolo professionale. Gli assistenti sanitari si occupano di tutte le vaccinazioni pediatriche e non, e quindi a maggior ragione anche di questa. E dovremmo partire, stiamo aspettando anche sì, un po' le linee un po' così di indirizzo della regione, ma credo che noi saremo pronti a partire con il mese di ottobre, insomma. Quindi prima del solito, dottoressa? Allora, noi ci stiamo attivando per poter essere pronti prima delle stagioni precedenti. In genere si partiva verso i primi di novembre e si concludeva più o meno la campagna a fine dicembre. Quest'anno noi ci stiamo strutturando per partire già la prima settimana, metà ottobre. Insomma, speriamo che tutto vada per il meglio, quindi noi intanto dal punto di vista organizzativo ci stiamo strutturando. Ecco, parliamo di percentuali, perché ogni anno poi si danno le percentuali di quante persone si vaccinano. A livello nazionale navighiamo sempre su un 17% generale, poi ovviamente questa percentuale aumenta man mano che avanza l'età. È chiaro che quest'anno tutti si danno obiettivi molto più elevati. Direttore, torno da lei. Voi vi siete dati una percentuale di riferimento? Quante persone in più contate di recuperare? Il nostro obiettivo sarebbe il 100%, chiaro che è proprio nell'interesse della comunità e anche lo sforzo comunicativo, e ancora vi ringrazio per le opportunità che ci date di poter dialogare con la popolazione tramite la vostra emittente. Noi vorremmo raggiungere tutti quelli che ne hanno diritto in termini gratuiti, e qui le fasce quest'anno si sono allargate perché la popolazione anziana, anziché partire dai 65 anni, parte dai 60 anni, e naturalmente anche per i bambini fino ai 6 anni la vaccinazione è gratuita. Ma il nostro obiettivo è quello di farlo, alla vaccinazione, a tutta la popolazione, arrivare possibilmente a sensibilizzare tutti i nostri concittadini affinché usino questo strumento potente che è la vaccinazione. Ricordo che lo strumento della prevenzione, e in particolare lo strumento della vaccinazione, è uno degli strumenti più potenti che la medicina ha a disposizione. È l'unico strumento con il quale si sono debellate dalla faccia della terra delle malattie. Pensate al vaiolo. Il vaiolo era una malattia che qualche secolo fa andava a mietere migliaia e migliaia di morti.
Anche noi che siamo i più anziani oggi portiamo ancora la traccia sul braccio di questa vaccinazione, però i nostri bambini non vengono più vaccinati da questa malattia, perché proprio con la vaccinazione si è assolutamente debellata questa malattia dalla faccia della terra. Basti pensare agli esiti della poliomielite, un'altra vaccinazione storica. Questa ha consentito di non vedere più quelle forme di handicap che una volta erano così frequenti tra i bambini, oltre naturalmente ai numerosi morti che venivano fatti dalla poliomielite. Quindi, partendo dal presupposto che le vaccinazioni e la vaccinazione è uno strumento potente che ha a disposizione la medicina, la vaccinazione anti-influenzale, anti-pneumococcica. Sono questi strumenti che, soprattutto in questa fase della nostra storia, ci aiutano anche a combattere un'altra malattia per la quale speriamo, e tutti noi lo speriamo, si possa identificare un vaccino che sarà poi, direi, risolutivo rispetto a tutte le ansie che questo nuovo, problema, questo nuovo virus, questo nuovo, agente destabilizzante all'interno della nostra società, si è venuto a manifestare. Certo, tra l'altro, ecco, per rendere molto operativo e collegato soprattutto alla cronaca il dibattito di questi minuti, vi leggo il post di Arturo Lorenzoni, che è il candidato del centro-sinistra in regione, che scrive: "Carissimi e carissime, questa mattina mi sono svegliato con qualche linea di febbre e mal di testa. Nulla di grave, ma per precauzione mi sono recato a fare un tampone. Non credo sia facile distinguere i sintomi del Covid da un semplice raffreddamento. Ora mi sento bene, ma attendo l'esito in autoisolamento in casa. È l'occasione per condividere la preoccupazione che hanno vissuto molti italiani in questi mesi." Ecco, stiamo parlando di questo alla fine e di quello che ci può attendere sempre di più da qui alle prossime settimane. Certo. Dottoressa Bellè, il direttore Contato parlava di questo vaccino anche antipneumococcico, ecco, di cui si sta parlando tanto in questi giorni. Se ne parla sempre, però adesso è ritornato prepotentemente di attualità. Come funziona per questo tipo di vaccino a livello proprio concreto? Ce lo può illustrare? Allora, è un vaccino diretto contro un germe che si chiama pneumococco, di cui ne esistono diversi ceppi. Abbiamo un vaccino che copre ben 13 ceppi. Questo vaccino lo utilizziamo di prassi nei bambini, dal terzo mese di vita in poi, e che godono appunto di tre somministrazioni nell'arco dei primi 2 anni di vita. E la stessa vaccinazione è offerta anche a tutte le persone che hanno problemi particolari di salute, quindi che possono essere broncopneumopatici, trapiantati, che hanno subito delle splenectomie, quindi a cui è stata tolta la milza e molte altre patologie, e viene offerto di prassi ormai da parecchi anni anche a tutti gli ultra 65 anni. Ovviamente non è un vaccino ben diverso dal vaccino antinfluenzale, per cui è un germe, diremmo, è una vaccinazione stabile che mi dà una possibilità con una singola dose nell'adulto di coprire molti anni, per cui non serve la ripetizione della vaccinazione ogni anno. Pertanto, ormai da anni viene offerta gratuitamente con chiamata attiva a tutti gli ultra 65 anni. Quest'anno abbiamo dato questa possibilità di vaccinare i soggetti, quindi i nati del 1954, perché quest'anno purtroppo ci siamo fermati causa Covid nella campagna vaccinale. E quindi abbiamo dato e daremo il vaccino nei prossimi, nel prossimo, in questo mese ai medici di medicina generale affinché siano loro stessi a convocare queste persone che riceveranno una lettera
con cui gli viene offerta questa possibilità di vaccinarsi, potranno recarsi dal proprio medico in medicina generale e potranno quindi vaccinarsi. Siccome il pneumococco è un germe che dà infezioni di vario tipo, che possono andare dalla banale otite, da forme di infezione delle prime vie respiratorie, broncopolmoniti, ma anche delle sepsi. E proprio nell'adulto anziano sono più frequenti queste forme generalizzate che possono anche portare a morte, per cui, e anche alcune forme di meningite. Per cui è assolutamente importante vaccinarsi, anche perché sintomatologia che possono determinare può confondersi con le infezioni influenzali e con le infezioni legate al coronavirus, e comunque perché è un'infezione che può degenerare in forme molto gravi che possono appunto comportare anche la morte del paziente, specialmente nel paziente molto anziano. Ecco, il tema poi è sempre quello delle categorie a rischio. In questa stagione 2020, in questa strana stagione 2020, dottoressa Gennaro, cambia qualcosa per le categorie a rischio? Sì, sono state offerte anche, è stata allargata l'offerta della vaccinazione anche a partire dai 60, dagli anni 60, dai sessantenni. Quindi mentre fino alle stagioni precedenti si offriva gratuitamente ai 65 anni, agli over 65, quest'anno si è anticipato ai 60. Quindi abbiamo dai 60 ai 64 un'offerta attiva che non c'era mai stata, proprio per dare la possibilità di coprire più popolazione possibile e cercare di gestire al meglio questa sindrome influenzale, insomma. E, in maniera che questo ci garantisca anche di fare una diagnosi differenziale proprio anche con il Covid. Assolutamente. E, direttore, torno da lei perché vorrei un suo commento alla vigilia della manifestazione dei cosiddetti negazionisti. Noi qui stiamo parlando di vaccinazioni, stiamo parlando della necessità, dell'importanza di vaccinarsi soprattutto in questa stagione 2020. Quindi ecco, cosa si sente di dire alla vigilia di questa manifestazione che sta già suscitando numerose polemiche? Ma guardi, anche quando c'era chi credeva che la terra era piatta, no? Ci ho vissuto all'interno dei reparti Covid. Non auguro a nessuno di quelli che oggi stanno parlando in maniera scettica di questo problema di vivere l'esperienza che ho vissuto io. Non dico di vivere l'esperienza di chi ha conosciuto direttamente il Covid 19, ma di quello che ho visto io e la sofferenza che ho vissuto in quei giorni. Penso che basterebbe qualcuna di quelle immagini per convincere tutti che occorre un impegno forte, deciso, convinto per poter sconfiggere questa malattia. Poi gli esempi di chi negava la malattia intorno al mondo se ne vedono tantissimi. A casa nostra qualcuno ci ha provato a negarlo, dopo si è trovato dentro nella malattia. Briatore era uno di quelli che sostenevano certe posizioni, ma gli stessi governanti di stati importantissimi per gli equilibri mondiali, parlo dell'Inghilterra, parlo degli stessi Stati Uniti. Però dopo, quando uno l'ha vissuto sulla pelle, mi riferisco in particolare al premier inglese, ha cambiato completamente opinione e anche, a mio avviso, la strategia politica rispetto alla gestione del problema. Io penso che se uno riflette su queste immagini, su queste motivazioni, fa fatica a capire che ci può essere semplicemente una fantasia rispetto ad una malattia che ha generato tanta, ma tanta sofferenza
sia in chi l'ha patita, ma anche ritengo a chi ha assistito i pazienti in quel periodo, perché le tracce lasciate anche negli addetti e ai nostri collaboratori che hanno portato sollievo a quelle persone, direi che non si cancellerà facilmente dalla memoria. Dottoressa Bellè, lei da operativa si sente di confermare le parole del direttore Contatto? Assolutamente sì. È stato un periodo, e purtroppo si sta preparando un periodo ancora molto caldo, con un elevato numero di positivi nel periodo da marzo fino a giugno. Dopodiché abbiamo avuto una pausa nel mese di luglio, ma adesso sta riprendendo alla grande. E purtroppo vediamo che i nostri consigli di distanziamento sociale, di uso delle mascherine, l'uso dei disinfettanti viene fortemente disatteso e la gente non capisce che questa è un'arma importante che abbiamo a disposizione, quella del comportamento corretto da tenere. Purtroppo negare l'esistenza di questo virus e negare le conseguenze che ha determinato e che determinerà ancora nei prossimi mesi è sciocco, è veramente molto riduttivo. E se avremo a disposizione un vaccino in grado di contrastare questa infezione, è assolutamente un'arma potente, un'arma importante, un'arma di cui è necessario, assolutamente consigliabile approfittare, perché consentirà di vivere sicuramente più tranquilli. Purtroppo la popolazione più fragile, e quindi gli ammalati, quelli che hanno patologie croniche, gli anziani, sono vittime di questa infezione che può portare anche alla morte. Quindi non è pensabile negarne l'esistenza e negarne anche le conseguenze. E, tra l'altro, ecco, ci stanno arrivando anche dei messaggi, bisogna dirlo, da parte di chi è contrario alle vaccinazioni, quindi proprio in redazione in questo momento, per dire che esiste un fronte di persone che appunto non accetta l'idea appunto di farsi vaccinare. E vengo a lei, dottoressa Gennaro. Che argomentazioni utilizza solitamente per far cambiare idea, se ci riesce, magari a genitori alle prese con il dover vaccinare i figli, che magari non sono del tutto convinti? Che motivazioni usa lei solitamente, dottoressa? Beh, allora, innanzitutto va portato in evidenza quali sono i vantaggi della vaccinazione. Vengono date anche informazioni alla tipologia di vaccino e agli effetti collaterali che può avere quella vaccinazione, a quali sono le controindicazioni e quindi anche a uno studio anamnestico accurato prima della vaccinazione e a come si possono gestire gli effetti post vaccinazione. Poi è chiaro che di informazioni ne vengono date, secondo me, sufficientemente tante. Dopo il genitore deve essere lui pian piano a scegliere, quindi in più la parte più difficile è quella di istituire una empatia con il genitore e portarlo sul piano della comprensione. I genitori che non aderiscono alle vaccinazioni sono un argomento molto difficile e quindi quello che si cerca di fare è non di mettere sul tavolo la vaccinazione, ma la salute del proprio bambino, e quindi è il bambino l'oggetto del nostro interesse ed è sicuramente l'oggetto di interesse del genitore, perché il genitore che ha molte titubanze, molte preoccupazioni ce le ha perché vuole il bene del proprio figlio, chiaramente, e anche noi chiaramente vogliamo il bene di quel bambino, per cui insomma
si cerca di istituire un momento di empatia e di cercare di sanare quelle che sono le richieste del genitore. Certo, una vera e propria opera di informazione e di Sì. sensibilizzazione. Allora, adesso abbiamo ancora qualche minuto di pubblicità, dopo ritorniamo con i nostri ospiti per parlare appunto di influenza stagionale e dell'importanza di vaccinarsi. A fra poco. Di nuovo in diretta con i nostri ospiti dell'ULS 5 Polesana per parlare di influenza stagionale in piena epoca Covid e di quello che ci attende per questo autunno, con tutti i rischi connessi a una possibile eventuale psicosi che comunque viene in qualche modo messa in conto da numerosi analisti. Però l'importante è dare le giuste informazioni e con i nostri ospiti lo stiamo facendo. C'è tra l'altro la cronaca che irrompe proprio dalla provincia di Rovigo, perché un focolaio di infezione di Covid-19 si è verificato all'interno del reparto di medicina della casa di cura Madonna della Salute di Portoviro, proprio in provincia di Rovigo. L'infezione, riferisce la struttura del Delta, ha interessato 10 pazienti di medicina generale, 7 dei quali ultraottantenni. Nel rispetto del protocollo aziendale erano stati sottoposti all'ingresso a tampone per la ricerca del virus, risultando negativi. Si è già provveduto a testare tutto il personale del reparto e si stanno allargando le indagini dei agenti negli altri reparti della casa di cura. Questo batte l'ANSA praticamente pochi minuti fa. Direttore Contato, posso Sì. chiederle un aggiornamento su questo fronte? Sì, è notizia proprio di questi minuti, ci stiamo occupando anche noi proprio in diretta di questa vicenda. Anche lì dà l'idea di quanto questo virus è subdolo, come recita quello che lei ha detto l'agenzia. I pazienti, stando anche alle nostre informazioni, che sono risultati positivi, sono 10 ricoverati presso il reparto di medicina, erano stati sottoposti come di prassi al tampone all'ingresso e sono risultati poi positivi. La casa di cura sta mettendo in atto tutte quelle misure necessarie per isolare i positivi. Stiamo collaborando con la casa di cura perché se ci sono delle situazioni critiche, le gestiamo noi nel nostro o nella terapia intensiva Covid o dove hanno i trattamenti più idonei, e andremo a valutare quali saranno poi le ricadute tra i contatti, tra le persone che sono entrate direttamente o indirettamente a contatto con questi ammalati. La situazione, come dà indicazione anche questo episodio, merita sempre costante attenzione. Sempre il virus è lì in agguato e aspetta la minima disattenzione proprio per colpire. Quindi anche questo è uno di quegli aspetti di cui penso si faccia fatica a negare l'evidenza. Assolutamente, Sì? direttore. Dottoressa Bellè, chiedo a lei, è una ricerca pubblicata oggi, se ne sta parlando parecchio. Le chiedo se è possibile, se nella sua quotidianità può confermare o smentire. Una ricerca della CNR con l'Università di Padova dice che il siero, quindi il siero proprio antinfluenzale, quello stagionale, potrebbe aumentare le barriere contro lo stesso Covid. Ovviamente non si tratta di un vaccino Covid, quello è tutta un'altra cosa, però
lo dobbiamo dire per chiarezza, per correttezza ovviamente, però appunto a un mese dall'avvio in Veneto dell'annuale campagna vaccinale, uno studio suggerisce una possibile associazione tra l'inoculazione dei sieri anti-influenzali e soprattutto anti-pneumococcico, quello di cui parlavamo prima, e una minore probabilità di risultare positivi al coronavirus. Questa sarebbe un'importante evidenza. Lei che dice, dottoressa Bellè? Non ho letto questa notizia, però già circolava all'inizio dell'epidemia da coronavirus l'idea che i bambini fossero meno colpiti dall'infezione proprio perché erano fortemente immunizzati contro non l'influenza normale, ma bensì contro tante patologie, perché noi nei bambini usiamo una serie di vaccini contro la difterite, il tetano, la pertosse, la poliomielite, l'epatite B, eccetera. Per cui si pensa che un sistema immunitario altamente stimolato con le vaccinazioni sia in grado di rispondere meglio anche all'infezione da coronavirus. La vaccinazione non contro il coronavirus, ma contro altre patologie, può fungere da stimolo per una ottimale risposta del sistema immunitario anche nei confronti di questa infezione. Dottoressa Gennaro, nelle sue vesti di operativa si sente di vedere questa possibile relazione? Sì, credo proprio di sì. Infatti, come ha detto appunto la mia responsabile, la dottoressa Bellè, è vero, abbiamo visto che nei bambini l'infezione da coronavirus è stata quasi, possiamo dire quasi inesistente, o ha colpito in piccole percentuali, proprio perché i bambini fanno, soprattutto nei primi anni di vita, fanno parecchie vaccinazioni, insomma. E quindi sì, mi sento di appoggiarla a questa tesi. Quindi anche questa potrebbe essere un argomento in più, quello di oggi che viene dato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche con l'Università di Padova, un argomento in più per portare più gente del solito a vaccinarsi, o no, direttore Contatto? Certo, certo, lo dicevamo prima, il vaccino è uno strumento che è estremamente importante e potente, va a rafforzare il sistema immunitario dell'individuo, e quindi questo anche in maniera indiretta e soprattutto per una malattia che, stando a quelle che sono poi le esperienze maturate via via e le conoscenze che si sono sviluppate attorno, va ad incidere pesantemente sul sistema immunitario, e quindi il fatto di riuscire a combattere il Covid diciamo indirettamente con altre vaccinazioni, fin tanto che non ci sarà un vaccino specifico, anche questo è una ricaduta positiva proprio della strategia vaccinale che stiamo impostando. Quindi ritengo che l'opera di convincimento che stiamo tentando noi anche oggi sia rivolta a tutelare in maniera corretta la salute dei nostri concittadini. Usatela questo strumento, usiamoli tutti questi strumenti, fin tanto che non avremo delle armi specifiche per poter combattere il Covid. Ecco, entriamo un po' nei consigli anche pratici. Dottoressa Bellè, poniamo il caso di una persona che ci sta seguendo e che per il primo anno decida di vaccinarsi contro l'influenza stagionale. Cosa deve fare? Quali sono gli step necessari? Se è una persona che rientra nelle categorie di rischio per età o per patologia, quindi le fasce di popolazione a cui la vaccinazione è offerta gratuitamente, basta che si rivolga o al proprio pediatra o al proprio medico di medicina generale. Se non rientra in queste fasce, può rivolgersi al proprio medico di medicina generale formulando il desiderio di vaccinarsi. Il medico può prescrivere il vaccino, che può essere acquistato in farmacia, e il medico glielo somministrerà. Quindi la prassi è usuale proprio come per le altre vaccinazioni. Quindi la somministrazione del vaccino può essere fatta solo dal medico di base? Spieghiamo anche questi dettagli.
Allora, la vaccinazione può essere somministrata dal medico di base, dal pediatra o da qualsiasi medico, non necessariamente se uno ha una prescrizione, si va in farmacia ad acquistare il vaccino, può farsi vaccinare da qualsiasi medico. L'importante è che ci sia una presenza di un medico che possa contrastare gli eventuali effetti collaterali che possono insorgere dopo la vaccinazione. Quindi non è una cosa che uno possa fare privatamente nel proprio domicilio, si compra il vaccino e se lo autosomministra, perché il vaccino è comunque è un farmaco importante, è un farmaco che ha le sue indicazioni, le sue controindicazioni, che deve essere somministrato da personale competente. Da personale medico, anche infermieristico o rigorosamente medico? Anche su questo facciamo chiarezza, dottoressa. Può essere somministrato anche da personale infermieristico e da personale degli assistenti sanitari, ovviamente sempre però con la presenza in struttura di un medico. Noi facciamo nei nostri studi, nei nostri ambulatori vaccinali, gli assistenti sanitari somministrano molte vaccinazioni e il medico non è presente all'interno di ogni singolo ambulatorio, però è presente in struttura che in caso di necessità per una consulenza pre o post vaccinale può essere rintracciato ed interviene immediatamente. E quindi anche a casa una persona non può somministrarsi, autosomministrarsi il vaccino, deve recarsi in una struttura sanitaria dove, quindi dal medico o se è una struttura, una medicina integrata, sicuramente gliela farà un infermiere la vaccinazione, ma in struttura c'è un medico presente. Questo, dottoressa Gennaro, immagino valga anche per il siero antipneumococcico. Certo, vale anche per quello. La vaccinazione antipneumococcica la facciamo anche noi, insomma, all'interno del SISP, nei nostri ambulatori vaccinali, in ambulatori dedicati alle vaccinazioni adulti, dove sono appunto negli ambulatori ci sono assistenti sanitari e infermieri che gestiscono l'attività ambulatoriale. Lo fanno in autonomia perché il profilo professionale di questi operatori glielo consente. Chiaramente, sono supportati da una serie di strumenti come le procedure e strumenti quali ad esempio il manuale delle controindicazioni, la scheda per lo screening anamnestico e altri che danno un supporto sia tecnico che professionale e che diciamo, dettano anche il limite delle competenze. Il medico, come diceva la dottoressa Bellè, che è in struttura, il medico viene contattato quando viene richiesto un approfondimento o comunque una competenza medica. La vaccinazione antipneumococcica l'abbiamo gestita fino alla stagione scorsa, anche negli over 65 anni. L'abbiamo gestita noi. Quindi gli inviti li abbiamo fatti presso gli ambulatori vaccinali del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e le persone sono state vaccinate appunto da noi. Quindi certo. Assolutamente. Ma dottoressa Bellè, questa campagna comunque vaccinale dovrà interessare nei giorni scorsi, era stato sottolineato anche dall'assessore regionale Lanzarini e da altri, in verità dovrà interessare lo stesso personale medico e sanitario, dovranno aumentare le percentuali anche dei vostri colleghi sostanzialmente che optano per il vaccino, o sbaglio? Non sbagli assolutamente, purtroppo abbiamo una storia di adesione abbastanza limitata da parte del personale sanitario alla vaccinazione antinfluenzale. È una scarsa propensione a vaccinarsi adducendo le scuse più strane, non mi sono mai ammalato. Non penso di averne la necessità,
Invece si sta spingendo sempre di più negli anni proprio affinché il personale della sanità e quindi infermieri, medici, delle strutture, anche delle strutture residenziali per anziani, dove ci sono delle comunità, delle collettività, si spinge fortemente il personale sanitario a vaccinarsi perché la vaccinazione ha una duplice valenza, serve a proteggere il singolo e quindi a far sì che il singolo non prenda l'infezione, ma anche una valenza sociale, una valenza nei confronti degli ammalati che ci sono all'interno delle strutture per non portare l'infezione all'interno dell'ospedale e quindi salvaguardare l'utenza fragile che è ricoverata. Quindi assolutamente importante vaccinarsi, anche perché abbiamo a disposizione dei vaccini che sono talmente poco reattogeni, nel senso che non creano effetti collaterali importanti, non danno reazioni, alcuni citavano reazioni come scusa per non vaccinarsi, il mal di testa, l'astenia, un senso di spossatezza nel post vaccinale. Diremmo che sono veramente delle scuse, dal momento che i vaccini attualmente in uso sono talmente raffinati, talmente perfetti, ben costruiti, che non danno effetti collaterali praticamente di nessun tipo, neanche la dolenzia locale in sede di iniezione. Per cui direi che è assolutamente da caldeggiare, spingere fortemente la vaccinazione. Personalmente la renderei obbligatoria per il personale sanitario, ma il mio parere non conta niente, e la renderei, cioè è proprio fortemente non consigliato, dovrebbe essere prioritario e proprio frutto della responsabilità di ogni singolo sanitario pensare al benessere proprio, ma soprattutto anche al benessere delle persone con cui viene a contatto. Direttore Contato, termino questo approfondimento con lei. Si sente di fare un appello a chi ci sta guardando, ai telespettatori, alle telespettatrici di Antenna 3 in questo caso? Cosa si sentirebbe di dire loro alla vigilia di una stagione autunnale 2020 che avrà diverse criticità? Prego. Cosa posso dire? Aiutateci, aiutatevi. Quest'anno si parla della scuola, vorrei ricordare che gli insegnanti rientrano tra le categorie, tra le categorie a rischio e che per le quali è previsto la vaccinazione gratuita. Quindi invito caldamente gli insegnanti a vaccinarsi. Le forze dell'ordine che ci hanno aiutato in questo periodo difficile, anche loro, vaccinatevi perché ci sarà bisogno ancora del vostro aiuto. Speriamo di no, però se ci dovesse essere questa esigenza bisogna essere pronti. Gli infermieri e i medici che hanno lavorato tantissimo e ancora lo fanno, vaccinatevi perché c'è bisogno della sicurezza per voi, per le vostre famiglie, ma soprattutto anche per gli altri cittadini che potrebbero aver bisogno delle vostre competenze e del vostro aiuto. Ma in generale tutte le persone che hanno questo diritto di usufruirne hanno il diritto di avere uno strumento potente gratis, e la comunità tutta se ne fa carico, quindi approfittatene a pieno perché è garanzia vostra, per i vostri cari e per tutti quelli che vi stanno vicino. Cosa posso dire? Spero che la gente lo capisca, i nostri cittadini lo capiscano e vadano in massa a fare questo atto di civiltà e di senso civico, direi.
Grazie, saluto e ringrazio il direttore sanitario dell'ULS 5 Edgardo Contatto, la dottoressa grazie Margherita Bellè, direttrice dell'igiene pubblica dell'ULS 5 Polesana, e saluto e ringrazio anche la dottoressa Antonella Gennaro del servizio vaccinazioni. Grazie davvero, buon lavoro, ce ne sarà parecchio immagino da qui alle prossime settimane, da qui ai prossimi mesi. Grazie. Ancora, noi siamo alle battute conclusive anche di questa diretta, vi ricordo i dati di giornata, ma li state vedendo continuamente in sovrimpressione perché sono dati comunque elevati, sto parlando ovviamente del contagio da coronavirus, 232 nuovi casi nella notte in Veneto con il record di Treviso 121, c'è il cluster aziendale della Travali di Vazzola che continua a ingrandirsi, quindi di fatto si tratta della situazione più problematica allo stato attuale in tutto il territorio regionale, poi ci sono dei casi anche afferibili e sono 45, quindi non pochi, ad un laboratorio privato che li ha registrati nella seconda parte del mese di agosto, però sono stati contabilizzati solo in queste ultime ore, da qui il dato alto di Treviso, comunque anche se andiamo a sottrarre 45 casi a 121 rimaniamo comunque a diverse decine di nuovi casi soltanto nella notte, poi ci sono Padova, Venezia, Verona con circa 20 casi, anche Vicenza, mentre Belluno è appunto a zero. Rovigo, come avete visto, era qui nella tabella 1, ma nel corso della giornata è emerso questo cluster alla casa di cura di Portoviro con 10 persone risultate positive tra queste 7 ultra ottantenni. Direi che è tutto, tra l'altro c'è anche la questione di Arturo Lorenzoni, possiamo rivedere il post, il candidato del centro-sinistra che si è messo in auto-isolamento, si è svegliato questa mattina con qualche linea di febbre e con mal di testa, nulla di grave dice, ma si è recato a fare un tampone ed è in attesa dell'esito. Questo ovviamente lo stato dell'arte, vedremo appunto nel corso della giornata se arriverà l'esito del tampone, che va ovviamente a incidere in questa campagna elettorale, stiamo parlando comunque del principale sfidante del governatore uscente Zaia. Siamo davvero alla fine, ringrazio in regia Italo Morao e Alice Montagnier per il supporto, noi rientriamo in diretta alle 18.30 con tutte le notizie da Nord-Est, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.